Possiamo anche. Che dici, Marina? Decide. Va bene. Aspettiamo il via libera da Giuseppe Bottignano per la messa in onda anche su YouTube. Ci siamo. Buonasera a tutti. Io sono Giuliano Battiston. Anche a chi ci segue eventualmente su YouTube, oggi abbiamo il piacere di presentare i lavori realizzati dagli studenti e dalle studentesse della Scuola di Giornalismo di Aglio Basso, arrivando anche il nostro direttore Maurizio Torrealta, Marina Forte, la vice direttrice qui, insieme a Cecilia Cardito e ad altri docenti che pian piano presenteremo. E lavoro, io insegno, sono tecniche di reportage, coordino il lavoro per la realizzazione di questi long form, con cui abbiamo deciso di intendere un reportage scritto lungo, accompagnato da una galleria fotografica, da un podcast e da eventuali grafici e mappe. Questo vuol dire che è un lavoro che in qualche modo porta a compimento anche altri insegnamenti, un lavoro collettivo di parte dei docenti di questa scuola. Per esempio, sui testi scritti è importante il contributo dei corsi preliminari che tengono Paolo Affatato ed Emanuele Giordana. Per la galleria fotografica è importante il lavoro di Pierpaolo Cito, che non so, qui con noi, così come il lavoro fatto da Alessandro Ciccarelli. Per la parte sui podcast, quest'anno c'è una nuova docente, Daria Corrias, e siamo molto contenti che abbia accettato il nostro invito. Ascolteremo anche durante queste presentazioni una parte dei podcast che ciascuno dei nostri studenti ha realizzato. Il lavoro sulla grafica, sulle mappe, invece, frutto dell'insegnamento che tiene Jacopo Ottaviani. Poi c'è tutta una parte di rifinitura del prodotto finale del long form che viene fatta grazie appunto all'importante sponda, l'aiuto che ci dà sempre Alessandro Ciccarelli e anche Giuseppe Bottignano. Sono due prodotti editoriali che la scuola chiede ai ragazzi di realizzare. Il primo è questo prodotto, un prodotto individuale, ciascuno di loro lo fa da sé. Poi nella seconda parte della scuola c'è un prodotto di gruppo, prodotto video, su cui stanno cominciando a lavorare. Noi dividiamo il nostro lavoro in tre fasi. La prima è individuare un'idea, una storia che sia compatibile con i tempi che abbiamo a disposizione, che sia rilevante, che sia interessante, che sia giornalisticamente valida. Poi c'è una seconda fase che è il lavoro sul campo, che ciascuno fa da solo, ma sulla base di una scheda del lavoro preliminare che facciamo insieme. E poi c'è la parte finale, che è quella di revisione del testo. E poi, una volta rivisto il testo più di 2 o 3 volte, integriamo il reportage scritto con la galleria fotografica, il podcast, eventuali grafici. Ciò che adesso vedremo sono i prodotti finali. Io sono molto contento del lavoro che è stato fatto da ognuno e da ognuna dei nostri ragazzi e sono contento che abbiano l'opportunità di mostrarlo anche agli altri docenti e a chi eventualmente ci segue da casa. Comincerei seguendo un ordine alfabetico, dando la parola a Laura Bonaiuti, e direi di procedere così. Abbiamo già indicate ai ragazzi che abbiamo tra i 7 e i 10 minuti a testa di presentazione. Io parto leggendo, intanto chiederei a Laura se può condividere lo schermo facendo vedere la foto di copertina e il titolo. Questo è il lavoro fatto da Laura, che è andata a Trieste. Il titolo che abbiamo scelto è Trieste da rifugiati a cittadini. Io leggo l'incipit per darvi anche un'idea del passo giornalistico che ha deciso di adottare Laura e poi le cedo la parola perché presenti il suo long form. Mojibullah non fa in tempo a sedersi, che già ha tirato fuori dallo zaino il suo quaderno con la copertina mezza staccata e dice fiero, con un accento stentato: sto studiando italiano. A 19 anni sorride sempre, è felice di essere in Italia, vuole fare il graphic designer, vuole imparare a usare bene Photoshop e i programmi di grafica, è il suo sogno più grande. Vive a Trieste in un appartamento con altri 3 rifugiati. La vita in appartamento gli piace. All'inizio i vicini sono stati sospettosi, si sentivano in difficoltà a vivere nello stesso palazzo con 4 stranieri. Poi si sono abituati. Cambia
capiscono che non hanno nulla da temere. Mojib, così lo chiamano tutti, ha lasciato Kabul in Afghanistan nel 2019, quando aveva 17 anni. È arrivato in Turchia a piedi e si è fermato. Si è fermato là a lavorare per mettere da parte i soldi per il viaggio sulla rotta balcanica. Con altri ragazzi è riuscito a pagare un passaggio in macchina, poi su un furgone, da Salonicco alla Macedonia è arrivato a piedi. È entrato in Serbia su un treno merci. Viaggiando dentro a dei tubi di ferro a 1 metro dalle rotaie. Mostra il video sorridente, anche se in Italia, anche se in realtà ha avuto paura, un video che lascia senza fiato. Laura, a te la parola per presentare questo bel lavoro che ti ha portato a Trieste. Sì, grazie Giuliano, grazie a tutti i professori che ci hanno accompagnato in questa, nella stesura di questo reportage. E io ho fatto il mio reportage concentrandolo sul luogo di Trieste, che è anche nei luoghi al confine con la Slovenia, insomma, che in sostanza sono i luoghi in cui i migranti che percorrono la rotta balcanica arrivano come meta finale, no? Che possono essere, la loro decisione può essere quella di restare in Italia e quindi di avviare un percorso di integrazione, o può essere quella di partire dall'Italia per andare in altri paesi europei. La foto di copertina è stata scattata a Casa Malala, che è uno dei due centri che ci sono a Trieste. Come vedremo, Trieste ha un sistema particolare di accoglienza ed è per questo che ho scelto Trieste, perché c'è un sistema in cui non ci sono grandi centri come può avvenire in altre parti d'Italia. Insomma, è un'accoglienza diffusa di cui poi parleremo. E questa foto è stata scattata di fronte a uno dei due centri di accoglienza straordinaria, si chiamano così, si chiamano CAS, centri di accoglienza straordinaria, che sono a Trieste. Casa Malala è al confine con la Slovenia, quindi è proprio il punto di partenza per i rifugiati che arrivano dalla rotta balcanica. Fanno un percorso che all'inizio li porta a vivere in questo o Casa Malala o Casa Stani, che è l'altro centro di accoglienza, quindi che li porta a vivere in questi centri di accoglienza. Fanno la domanda di asilo, sono quasi tutti rifugiati, sono tutti richiedenti asilo, perché la rotta balcanica, come dice Gianfranco Schiavone, che è il presidente del consorzio di solidarietà che si occupa appunto dell'accoglienza diffusa sul territorio di cui parleremo, la rotta balcanica è la rotta dei rifugiati, perciò tutte le persone che arrivano e richiedono l'asilo lo ottengono, quindi è una rotta particolare per questo motivo. Non ci sono migranti economici, ci sono persone che scappano dalle persecuzioni, ci sono persone che hanno diritto d'asilo nel nostro paese, almeno quelle che decidono di restare nel nostro paese. Laura, se intanto ci vuoi far vedere anche il testo, le altre foto, vedere Sì. come hai assemblato questo long form che include tanti elementi, che puoi andare Certo, sì, online. questa foto è Casa Malala, ci sono davanti i mezzi dell'esercito, insomma è molto sorvegliato come centro. E poi io ho cominciato il reportage intervistando proprio i richiedenti asilo e i rifugiati che vengono dalla rotta balcanica. Ho iniziato con Mojibullah, di cui abbiamo letto l'incipit, e lui ha fatto un viaggio della speranza, un viaggio veramente molto difficile per arrivare in Italia. E prima voleva andare in Germania, poi ha deciso di rimanere qui perché, insomma, è stato accolto molto bene. E lui mostra un video che dura veramente 20 secondi, in cui fa vedere che praticamente è su un treno merci. E ha attraversato così il confine, ha attraversato in questo modo il confine con la Macedonia, insomma. E poi lui è Moji, l'ho intervistato nella sede del Consorzio di Solidarietà dell'Ufficio Rifugiati di Trieste, è un ragazzo molto giovane, è sempre stato
È sempre sorridente, un ragazzo molto, molto ottimista anche riguardo alla vita, riguardo al suo percorso, insomma, ed è molto fiero di sapere l'italiano. Ha tirato subito fuori il quaderno, mi ha subito detto che stava studiando italiano e ha detto anche delle parole in italiano per farmi vedere i progressi che stava facendo, insomma. E poi ho intervistato altri migranti, altri rifugiati richiedenti asilo. Che sono nel percorso, inseriti nel percorso di accoglienza di Trieste. Allora spieghiamo un attimo in cosa consiste questo sistema di accoglienza, che è diverso dai sistemi di accoglienza che troviamo nelle altre città italiane. Insomma, è un sistema che prevede due tipi di centri, i CAS, che sono i centri di accoglienza straordinaria, e i SAI, che è il sistema di accoglienza integrata. I CAS sono soltanto due e sono strutture di passaggio per i migranti, sono centri di passaggio, proprio il punto, soltanto vengono seguiti i migranti nei centri di accoglienza solo quando arrivano e devono fare la domanda di asilo, poi vengono trasferiti in questi appartamenti. Il centro di solidarietà, il consorzio di solidarietà, l'ufficio rifugiati, ha vinto un appalto per diversi anni, ha vinto vari appalti, sono circa 20 anni che è presente sul territorio il consorzio di solidarietà. L'ultimo l'ha vinto 2 anni fa, l'ultimo appalto, e in sostanza il consorzio di solidarietà ha in possesso sui 175-180 appartamenti. E in ogni appartamento vivono dalle 3 alle 4 persone, 3-4 rifugiati. Quindi c'è un sistema, questi appartamenti sono in tutto il territorio Laura, triestino. scusa se ti interrompo, hai ancora 3 minuti. Tu hai scandito il tuo lavoro in 3 luoghi paradigmatici. Sì. E in più hai fatto anche un buon podcast che ti invito a farci ascoltare. Hai poco tempo a disposizione. E quindi grazie a questi appartamenti i rifugiati possono integrarsi nella vita di tutti i giorni, nella vita a Trieste, e quindi rimanere, poi fare un percorso professionalizzante, trovare lavoro. E quindi i luoghi attorno a cui io ho concentrato il mio lavoro sono stati la sede del consorzio di solidarietà, dove ho intervistato alcuni rifugiati, poi Casa Malala, di cui vedete la foto qui, e Casa Stani, e poi c'è anche da menzionare, questa è la foto di un altro rifugiato che ho intervistato, c'è da menzionare la Piazza della Libertà, che sta di fronte alla stazione di Trieste. Qui arrivano a piedi i migranti che non vogliono rimanere in Italia, ma vogliono prendere il treno e andare in altri paesi europei. E proprio in questa piazza l'associazione Linea d'Ombra ha in qualche modo allestito un punto di primo soccorso per questi richiedenti asilo rifugiati che arrivano dalla rotta balcanica. Proprio insomma, la loro attività consiste nel curarli in tutte le forme, cioè dargli il cibo, fornirgli vestiti puliti, e in questa attività è compresa anche la cura di tutte quelle ferite che loro riportano, no? Soprattutto ai piedi, perché essendo una rotta in cui si cammina Certo, molto, i Laura, piedi. facci sentire almeno 1 minuto del tuo podcast. Sì, eccomi, Sei eccomi. presente, sono presente, se lo dici tu che cosa hai voluto insieme a Daria Corrias. Sì, io ho intervistato i volontari dell'associazione Linea d'Ombra, che ha questo punto di primo soccorso per i migranti che arrivano alla stazione di Trieste. Ci sono diversi. Ascoltiamolo, grazie, ascoltiamolo, abbiamo poco tempo. Passano come ombre paese perché se prendono le impronte per via dell'accordo di Dublino devono restare nel paese che hanno preso Certo. le impronte. Invece loro vogliono andare fuori d'Italia. Sono in Piazza della Libertà, di fronte alla stazione di Trieste. Qui ogni giorno arrivano i migranti che hanno percorso la rotta balcanica e arrivano in condizioni disastrose. Per questo l'associazione Linea d'Ombra allestisce da anni un punto di primo soccorso per loro. I volontari gli curano le ferite ai piedi e in altre parti del corpo, gli forniscono cibo, scarpe, vestiti puliti, sacchi a pelo.
Oggi sono arrivati in 15, si sono distribuiti sulle panchine della piazza in attesa di essere medicati e di ricevere i beni di prima necessità che l'associazione gli procura. Pochi di loro vogliono restare in Italia, la maggior parte fa un percorso diverso, che mi spiega il volontario Gianandrea. Trieste, Milano, e a Milano devono scegliere o prendere Torino, Val di Susa, o prendere Milano, Genova, Ventimiglia. Paradossalmente, ma con quel paradosso tipico insomma delle istituzioni, li lasciano passare perché così vanno fuori dai piedi. Prima o poi riescono a passare, hanno una forza di, come dire, una forza di cammino queste persone. Se si pensa che qui troviamo bambini, ragazzini di 14-15 anni che sono in giro da 3, 4, 5 anni, praticamente si sono formati in giro, hanno imparato l'inglese, no? Venendo da uno sperduto paese dell'Afghanistan o del Pakistan, imparano l'inglese, imparano a sopravvivere e hanno una forza, un'energia che ci fa impressione, veramente. Grazie, Laura. Dobbiamo interrompere qui questo lavoro fatto insieme a Daria Corria, per cui poi dopo vorrei cedere la parola, così che ci racconti un po' del lavoro che ha fatto con i ragazzi. E Laura, grazie per il lavoro che abbiamo fatto insieme. E grazie a voi. Passerei la parola a Stefano Chianese, che ha deciso di affrontare un altro argomento molto diverso. Il suo long form, non so se possiamo condividerlo. Condivido qua. Condividi qua, sì. Condivido lo schermo. Schermo? Si chiama Dal 41 bis a casa Puglisi, un bel lavoro che tiene insieme due coordinate principali. Il primo è dentro una casa in cui ci sono persone che stanno finendo di scontare la pena, e poi attraverso questo ancoraggio molto concreto Stefano Chianese ha deciso di raccontare che cosa ne è dei beni confiscati alla mafia. Leggo anche in questo caso l'incipit per poi cedergli la parola. La prima volta sono entrato alla fine del 1991, ero minorenne, ho fatto 2 anni e sono uscito. Poi mi hanno arrestato a settembre del 94, sono uscito una seconda volta nel settembre del 2000 per scadenza dei termini, per dei cavilli di legge che ora sono stati cambiati. Eravamo 60 imputati, mi hanno arrestato di nuovo il 16 o il 17 novembre. Da allora non sono più uscito fino a luglio del 2021. Nel 2020 avevo 25 anni quando sono entrato al 41 bis. Una calda luce artificiale illumina la stanza, piccola, con un divano rosso. All'entrata, di fronte, due scrivanie attaccate, con sopra due computer e una stampante. Fuori è già buio, nonostante sia tardo pomeriggio. Dalla vetrata della stanza si vede un terrazzo oscuro che gira intorno alla casa. Attaccata al parapetto c'è una fila di vasi con piccole piante grasse. Dietro, una lunga lingua nera di parco divide il quartiere di Monteverde dalle palazzine illuminate di Corviale, nella zona sud-ovest di Roma. A parlare è Gaetano, 47 anni, naso pronunciato e capelli corti. Stefano, a te la parola. Sì, e allora, non lo so, come è nato? Io ho visto che è uscita la notizia di questo nuovo forum per i beni confiscati inaugurato dalla Giunta Gualtieri, e diciamo, non per sponsorizzare questa iniziativa, però a Roma comunque la storia c'è stata l'inchiesta Mafia Capitale, c'è stato anche, diciamo, c'è una... E quindi mi sembrava interessante vedere qual era la situazione dei beni confiscati, e quindi sono andato sul sito del comune, ho visto le varie iniziative, sapevo che ci stavano comunque dei problemi di beni confiscati, e abbiamo selezionato questa storia che secondo me ha dei punti interessanti, diciamo. Con la crisi Covid sono aumentate molto le misure alternative per i detenuti, e quindi anche c'è tutta una parte di dati che riguarda quell'iniziativa, e poi c'è tutta la parte di storia dell'iniziativa proprio della cooperativa sociale PID e degli abitanti di questa casa. Che tipo di casa è? Chi ci vive? Ci vivono, sono tutti nomi di nomi cambiati quelli inserito all'interno del testo, comunque Gaetano, Francesco e poi Alberto, e mi ricordo i nomi veri, e che sono tutti quanti detenuti di lunga data,
senso con esperienze. Facci vedere anche qualche foto che sono molto belle, se puoi un po' scrollare. Esperienze personali molto impegnative. Questo mentre cucinano il pranzo. Dettaglio, sì. Dettaglio. Lei è Livia Fiorletta, la coordinatrice dell'associazione PID contro intervento di disagio, che si occupa da diversi anni di gestire questa struttura. Questi sono i dati che ho trovato tramite Antigone, il 17° rapporto, li ho contattati, sono super disponibili. E riguardano appunto le misure alternative, spiegaci un po' perché è importante occuparcene di questo. Allora, poi questa cosa non l'ho inserita, in realtà il numero di carcerati sta aumentando, cioè è aumentato negli ultimi anni, però dal 2008 a oggi sono aumentate di molto le misure alternative, con un boom esponenziale tra il 2019 e il 2021. E quindi questo grafico, diciamo, dimostra questo, cioè fa vedere. Sono 29.000 solo tra il 2019 e il 2020, e un totale di 100.000. C'è stato un evento specifico che è questa presentazione sui beni confiscati che ho seguito. Sì, del forum sui beni confiscati. E questo forum che cosa è? Perché è importante occuparsene? È un forum che era stato richiesto con insistenza da parte di Libera e l'associazione Numeri Pari, che si occupano proprio di gestione dei beni confiscati, e quindi no, era già partita l'iniziativa con la Giunta Raggi, però non era stato portato a compimento, e la Giunta Quartieri nel giro di poco tempo invece ha deciso di metterlo in funzione. Ed è un modo per far partecipare l'associazione insieme al comune a tutta la gestione dei beni, diciamo. Questa è una mappa che invece, diciamo, segnala il numero di beni per tutta l'Italia. E si può avere anche interattiva. E qui torniamo all'interno della Casa Puglisi, e sopra c'era anche Gaetano, che è uno dei forse protagonista iniziale di questa storia, e possiamo sentire il podcast. Volentieri. Cioè, sotto c'è anche... Raccontaci un po' come avete scelto con Daria il taglio tematico di questo podcast. Il taglio tematico... La cornice. Allora, sì, diciamo, dato che poi c'è stato tutto quanto un lavoro anche sull'Agenzia Nazionale, l'intervista anche a Franco Latorre, che è figlio di Pio Latorre, quest'anno saranno i 40 anni di Pio Latorre, della legge che ha il suo nome sui beni confiscati, e c'era tutta una parte, si era un po' persa la storia personale poi degli abitanti della casa, che abbiamo recuperato anche attraverso il posto. Mentalmente. E quindi c'è poi il racconto forse più forte, che era proprio quello del 41 visto, perché ci racconta. Quindi il racconto più forte l'hai tenuto per Daria Corrio, se non me l'hai messo nel testo. No, vabbè, ho iniziato comunque con quello. Sentiamo. Io la mattina mi sento pure forte. Ah, alle 6. Quando piove, quando partiti, quando c'è su, e quando piove è il momento di tutto. E quindi è il sentimento di casa. Mi può ridere altro, mi può rispettare qua. Ma non quando piove così, quando piove forte. Gaetano, napoletano di 47 anni, è un detenuto in semilibertà da luglio 2021. Attualmente vive nella casa famiglia Don Peppe Puglisi, in un appartamento nel quartiere di Montevideo, a Roma, che era appartenuto ad un componente della banda tramandana. Dal 2010 è stato riassegnato come bene confiscato alla mafia.
parla all'associazione Vite, Fronte Intervento d'Italia, che ospita detenuti che hanno accesso a misure alternative negli ultimi anni di condanna, che però non hanno un domicilio. Sono in quattro a vivere nella casa e dopo pranzo Lidia Fiorletta, la coordinatrice dell'associazione, dà una mano a spostare la spesa. Bene, basta così. Saremo curiosi di vedere, sentire anche gli altri 7 minuti. Grazie per il lavoro che hai fatto, Stefano. Non so se Marina, Cecilia, volete dire qualcosa, oppure facciamo dopo un giro di valutazioni. Grazie anche a te, Stefano. Ottimo lavoro. Proseguiamo. Allora, questo si può chiudere. Proseguiamo con Francesca, prego. Francesca D'Amato ci porta invece in un altro quartiere. Sì, intanto sta arrivando anche Maurizio Torrealta, direttore della nostra scuola. Ci porta invece in un altro quartiere di Roma, Monte Mario. Il titolo, non so se puoi intanto condividere per favore, Francesca, lo schermo con il tuo long form, Volontari in memoria di Giacomo Bidiri. La storia di un'associazione nata in seguito alla morte di un ragazzo, promossa dalla famiglia di appunto Giacomo Bidiri, e Francesca è andata a cercare di capire che cosa muova l'interesse di questi volontari, che sono per lo più giovani. L'incipit lo leggo e poi, come al solito, cedo la parola a Francesca. L'associazione Giacomo Bidiri nasce in memoria di Giacomo, morto in un incidente stradale a 16 anni, nel giugno del 2014. La sede si erge sulle colline di Monte Mario, è stata inaugurata nel 2018 dalla famiglia Bidiri, è un'associazione di volontariato senza scopo di lucro. Scusate, oggi la lettura senza scopo di lucro. La villa, ex casa di un boss della banda della Magliana, è incorniciata da alberi altissimi, una bella vista sul panorama romano, due passi dalla terrazza panoramica dello Zodiaco. Piccano le mura colorate di un giallo forte acceso come il sole, che abbiamo visto nella foto di copertina. I volontari sono una decina, si riuniscono una volta al mese per le riunioni. Ogni 2 settimane svolgono distribuzioni alimentari alle famiglie bisognose e ai senza tetto. Cecilia Selvaggi e Riccardo Vecchione sono volontari della comunità di Sant'Egidio e collaborano con l'associazione. Cecilia distribuisce alle famiglie bisognose, Riccardo è senza tetto. Il cibo proviene principalmente dai mercati, dalle suore o dai membri di entrambe le associazioni, che cucinano appositamente. Francesca, perché hai deciso di occuparti di questa storia? Allora, innanzitutto perché è una storia che riguarda principalmente i giovani. L'associazione Giacomo Bidiri nasce a seguito di un evento molto drammatico, ovvero la morte di un adolescente all'età di 16 anni. A seguito di questo evento, la famiglia appunto di Giacomo Bidiri, a cui appunto deve il nome l'associazione, decide di omaggiare diciamo il suo vissuto, il suo purtroppo la sua mancanza, attraverso la costruzione appunto di questa associazione, che è un'associazione di volontariato appunto senza scopo di lucro, gestita totalmente da ragazzi, quindi da giovani. Perciò mi ha molto colpito, perché è un evento talmente tanto traumatico che il cercare di vederne comunque il lato positivo e un qualcosa di bello è stato veramente coraggioso, sia da parte della famiglia sia da parte dei ragazzi appunto che ne hanno continuato a far parte. In questa foto per esempio vediamo Matteo Bidiri, che è il fratello di Giacomo Bidiri, e a fianco a lui Guido Gasbarri, che si occupa della pulizia dei parchi e delle spiagge. Questa associazione di volontariato si occupa di tantissime cose, diciamo, sul territorio romano, in un quartiere che, cosa ancora più, secondo me, insomma, di rilievo, è un quartiere principalmente, diciamo, borghese, come quello di Roma Nord, e il fatto appunto che ragazzi che alla fine non hanno modo di confrontarsi con realtà più svantaggiate di loro scelgano il volontariato come strada appunto per scoprire nuove strade, nuove situazioni, eccetera, è una cosa molto, molto, molto utile per loro, e soprattutto non aiuta soltanto chi fa volontariato, ma l'associazione Giacomo Bidiri entra in contatto anche con giovani e ragazzi ancora più giovani, quindi adolescenti di 15-16 anni,
che si trovano nel liceo. Ha un diciamo, rapporto molto importante con il liceo Farnesina, perché era il liceo nel quale appunto andava Giacomo, che frequentava Giacomo Vidiri. Giacomo ha perso la vita in un incidente stradale appunto a 16 anni, proprio in occasione di una festa di istituto proprio di questo liceo. E quindi il liceo ha dato vita a tantissime, diciamo, attività molto utili ed interessanti. Sono andati ospiti a diverse anche trasmissioni televisive, perché hanno portato un servizio molto utile e particolare, che è il taxi AGV. Il taxi AGV consiste nel portare a casa praticamente i ragazzi quando si trovano in una condizione in cui in sostanza non sono in grado di intendere e di volere, perché chiaramente magari bevono troppo, sono reduci da feste comunque molto, come dire, caotiche, e quindi di conseguenza ragazzi che non sono in grado di appunto guidare da soli vengono riportati a casa dai ragazzi dell'associazione attraverso il taxi. Le attività nelle quali però mi sono, diciamo, concentrata principalmente sono quelle appunto che hanno come protagonisti Riccardo Vecchioni e Cecilia Selvaggi. Loro appunto fanno capo a due altre associazioni. Sì. Ecco, per esempio, questa foto è avvenuta durante la distribuzione alle famiglie bisognose del Quarticciolo. Il Quarticciolo chiaramente è un quartiere molto svantaggiato, e l'associazione Vidiri si occupa chiaramente di aiutare queste famiglie che si trovano all'interno della comunità di Sant'Egidio ogni due settimane, ogni giovedì, distribuendo ovviamente pacchi alle famiglie più bisognose. In totale sono 18 pacchi per 18 famiglie. All'interno chiaramente si trovano anche bambini di qualsiasi nazionalità, rom, nigeriane. Riccardo Vecchione invece si occupa sostanzialmente di aiutare, diciamo, i senza tetto. La distribuzione senza tetto appunto avviene sempre ogni giovedì, e vengono distribuiti 60 pasti alla settimana. Io personalmente sono rimasta molto colpita da questa attività appunto dei senza tetto, perché ho avuto veramente il privilegio, sinceramente, infatti non è un caso che ho scelto di fare il podcast su Fauzi, di conoscere Fauzi, che appunto ha 50 anni, viene da Tunisi, e che appunto è un uomo che vive questa situazione di indigenza da 10 anni in sostanza. E la sua storia mi è stata raccontata sostanzialmente per metafore, perché chiaramente questa è gente che non... un po' per dignità, un po' per pudore, ha difficoltà chiaramente a lasciarsi andare a quelle che sono le loro vicende personali, il loro vissuto, il loro passato. E però credo che sia ancora più bello quando, diciamo, si ha la capacità di leggere tra le righe e cogliere questi aspetti interessanti di tutte quelle che sono le sfaccettature dell'animo umano di una persona con un vissuto travagliato e complicato, che rendono la storia ancora più interessante. Lo vogliamo sentire questa, sì, storia raccolta nel podcast? Ci troviamo a San Pietro a Roma in occasione della distribuzione di pasta in provincia di Mora da parte dell'associazione Giacomo Vidiri in collaborazione con la comunità di Sant'Egidio. Accanto a me c'è Fauzi, ha 50 anni e viene da Tunisi. Fauzi è un uomo dei modi di fare eleganti, parla in modo servito, è vestito in modo curato e ha uno sguardo gentile e intelligente. L'ho veduta come un guarda che ha una storia da raccontare, ma non è stato facile farvi parlare della sua vita, perché come molti senza tetto non è disposto a parlarne molto, frenato da un pudore personale. Fauzi però, come me, si è aperto piano piano. Dico, questa è la mia piazza, da quando ero qua in Italia, perché anche di qua ci c'è, mi piace qua i luci, insomma, un posto un po' tranquillo. Io una persona che si sente silente, mi piace essere tranquillo, non mi piace essere, diciamo, i disturbi non mi vanno bene, non mi piace la cacciara, allora ecco, questo posto che vivo dagli anni 90, che vivo qua, è un'altra cosa, passa per me, così, messo per bene, adesso è diventata una cartolina, per dire. La situazione di Vidiri è Sant'Egidio
distribuiscono 60 pasti. Poi ovviamente continuando appunto lui spiegava dei suoi gatti tutto il suo vissuto, facendo la metafora come chi vive nella sua condizione, cioè i gatti come metafora dei tartarelli. Grazie, devo dire, è anche importante questo lavoro che avete fatto con Daria e con Ria, perché il podcast ti porta attraverso la voce viva del testimone del protagonista, proprio a contatto intimo, per cui è un bel lavoro, e anche tutto il resto che hai fatto con noi, ti ringrazio. Grazie a voi, grazie mille. E vediamo chi segue. Passiamo invece, in questo caso, alla storia di Mattia De Cristofaro. È una storia che ci porta dal Quarticciolo, da San Pietro, da Montemario, dove ci ha condotto Francesca, invece dentro a Palazzo Merulana e dentro a una nuova tendenza artistica che secondo alcuni potrebbe rivoluzionare l'arte, secondo altri invece no. E il titolo che abbiamo scelto per il long form di Mattia è "A Roma l'arte diventa cripto". Anche in questo caso vedete che bella foto di copertina, se puoi condividere questo dello schermo, guardate qua. E leggo l'incipit e poi lascio la parola a Mattia. Vari schermi dislocati in diverse parti della galleria, monitor che mostrano cripto opere di artisti da tutto il mondo. A fianco ogni opera è presente l'artista che l'ha realizzata, pronto a rispondere alle domande del pubblico. Appena entrati nel museo di Palazzo Merulana si percepisce una stimolante fusione tra le opere tradizionali e quelle esposte dal Global Art Exhibition, un progetto internazionale multidisciplinare che mira a far convergere il talento artistico in nuovi medium digitali, in collaborazione con Cultura Italia. A te la parola, Mattia, dove ci porti? Intanto vorrei partire dal fatto che ho voluto trattare questo tema perché ho avuto sempre un interesse per l'influenza che ha internet nel mondo reale, e basta fare una ricerca veloce per capire che in questo momento i temi più trattati su internet sono i temi delle criptovalute, perché sempre di più se ne sente parlare in ambito finanziario, economico e in generale tutta la sfera economica e finanziaria che ci gira intorno. Ma è proprio informandomi su questi temi che ho scoperto il mondo degli NFT, dei non fungible token appunto, che spiegati in maniera semplice sono dei gettoni digitali, non fungibili proprio perché digitali, ma che hanno un'importante caratteristica che li differenzia da altre criptovalute, che è il fatto di avere un codice univoco, unico. Questo codice può essere applicato a qualsiasi opera di forma digitale, che può essere un'immagine, un file, ma anche un file audio, un MP3. Ed è stata proprio questa caratteristica che ha spinto diversi artisti ad approcciarsi al mondo degli NFT e trovare un modo per convogliare l'arte a questo nuovo modo di fruire della stessa arte. Ed è proprio per questo che mi sono andato alla mostra di Palazzo Merulana. Il luogo del reportage è proprio la mostra, e ho avuto la possibilità di mettere mano, di conoscere, di vedere quello che è il mondo dell'arte applicata agli NFT. Ho avuto la possibilità di parlare con diversi artisti. Il reportage vuole parlare degli artisti italiani e in generale delle realtà italiane che ci si stanno approcciando, ma proprio andando a Palazzo Merulana che si capisce che questo mondo in realtà è un mondo senza confini, perché più volte, passando per la mostra, si possono vedere opere come opere di quest'artista, Teen Spirit si chiama l'opera, e Zarina, che è una ragazza iraniana che fa queste opere digitali. Le foto in generale sono tutte foto che vogliono raccontare la mostra e le opere degli artisti. Il reportage non ha voluto solo raccontare la mostra e spiegare che cosa sono gli NFT, ma anche l'intento era anche di capire perché alcuni creatori digitali e non hanno preferito questo mondo al mondo più classico dell'arte. Ed è proprio parlando con persone come il fotografo Viglino che escono diverse criticità
che hanno ritrovato nel mondo canonico e dell'arte e che invece non hanno ritrovato gli NFT. Quindi non più come strumento per fruire l'arte, ma proprio un modo diverso di concepirla o di utilizzarla. E sempre scendendo, questa per esempio è l'opera di Yellow Sisim, un artista cinese che era presente durante la mostra di Palazzo Merulana. Questa per esempio è Battle in Rome, lui a differenza di altri fa un uso massiccio dell'arte digitale 3D. Sempre scendendo si escono diverse altre criticità, cioè il fatto della speculazione, tema molto delicato riguardo gli NFT, ma che viene quasi ad annullarsi, almeno secondo la concezione d'arte NFT che voleva dare la mostra e gli organizzatori della mostra, trovando anche delle soluzioni o delle apparenti soluzioni. Durante tutto il reportage, leggendolo, si capisce che essendo un mondo nuovo è anche difficile incamerarlo in un solo luogo, è anche difficile spiegarlo. È stato molto difficile durante il reportage prendere tutte le informazioni e renderle fruibili a chi non ci si è mai approcciato a questo mondo. In questo è stato funzionale il seminario sugli NFT, avvenuto prima della mostra, 2 ore prima, era un seminario aperto a tutti, dove gli organizzatori e gli artisti davano la possibilità ai presenti, che avevano prenotato il workshop a Palazzo Merulana, di parlare, di confrontarsi. È stato molto diretto il confronto tra artisti e organizzatori. Non sono poi mancati all'interno del workshop anche figure come giornali, giornalisti, critici, che hanno anche esposto le loro perplessità riguardo questo mondo, ma artisti e organizzatori sono sempre stati ben disposti a discuterne e a portare le proprie motivazioni. Il podcast che ho fatto vuole prendere la stessa scia del reportage, quindi spiegare un altro mondo, perché parlando di NFT esce spesso il tema del metaverso, un tema nuovissimo, che più volte viene nominato, ma spiegato difficilmente. Ed è proprio per questo che ho voluto fare questo podcast, che voleva spiegare ed analizzare il tema del metaverso passando per la cultura pop, quindi cinema e scrittura, essendo che lo stesso termine metaverso è nato proprio dalla cultura pop anni 80. Sentiamo che siamo curiosi. Viaggio al centro del metaverso, il titolo che avete scelto fondare. Sì, all'interno del podcast è stato fatto un uso massiccio proprio di tutti quegli spezzoni e contenuti che fanno parte della cultura pop, quindi cinema e musiche che si ricollegano a questo nuovo mondo digitale. Lo sguardo di un uomo che accetta solo perché accetta di sempre più spesso, negli ultimi tempi, si sente parlare di metaverso. La diffusione del termine su larga scala c'è stata quando Mark Zuckerberg ha deciso di cambiare il nome della sua società da Facebook a Meta. In realtà, il metaverso è un concetto che esula dalla finanza dei social network ed è qualcosa di molto più ampio. Ora, definire che cos'è il metaverso non è l'opera più semplice del mondo. Trovandoci in parole semplici, si tratta di un universo virtuale di cui fanno parte una vasta gamma di iniziative, dai videogiochi ai social network. Il fine ultimo del metaverso è l'esistenza di una realtà virtuale parallela, dove ciascuno ha il suo avatar, ma dove si possono anche svolgere azioni quotidiane, tra le quali shopping, lavoro, videogiochi, socializzazione e denaro. In questo momento siamo all'interno di un mondo. È abbastanza facile da capire.
questo. Che vuol dire reale? Prendi una definizione di reale, che ti riferisce a quello che percepiamo, a quello che possiamo trovare, toccare, vedere. Quello reale sono semplici segnali elettrici interpretati da te. Diciamo, su questo interrogativo su che cosa sia reale ci dobbiamo fermare. Intanto mi voglio scusare prima con Laura e con Stefano, perché alla fine della presentazione non abbiamo fatto l'applauso di rito che invece andava fatto, lo cominciamo a fare ora con il lavoro di Mattia, ma questo vale anche per Stefano e per Laura ovviamente. Grazie Mattia. E Francesca, scusa. Anche per Francesca, no scusate, in effetti l'applauso ci va. Bene, grazie Mattia. Di nulla. E chiamerei Antonia. Antonia ha fatto un lavoro il cui titolo è Chiamateci Rom. Titolo che va tra virgolette perché qualcosa che viene detto dai protagonisti di questo bel lavoro, che racconta l'attivismo Rom e Sinti tra Roma e altre città. Vediamo un po' se condividiamo long form. Leggiamo anche in questo caso le prime righe, poi cedo la parola a Antonio. Il 23 gennaio, mancano 4 giorni al giorno della memoria dedicato alle vittime della Shoah. Spinaceto, nel municipio 9 di Roma, abita Valentina Seidic, educatrice e studentessa Rom. La sua comunità è quella dei Rom Coracanè, che vuol dire lettori di Corano. Cammina e saluta da lontano, un berretto calato in testa e sorride. Ci sediamo su una panchina nel grande giardino che fiancheggia a casa sua. Comincia a raccontare la sua storia. Il mio percorso d'attivista è maturato nel tempo. Quando ero adolescente la mia identità di donna Romni non era uscita fuori, perché avevo molta paura di dirlo. Tutto cambia all'università, dall'incontro con il suo docente di antropologia culturale. Da lì è cominciata la conoscenza della mia identità e delle mie origini. Non sapevo che i Rom avessero una storia specifica, un inno. È stata una scoperta di me stessa. Raccontaci invece tu che cosa hai scoperto e perché hai deciso di raccogliere questa storia. Sì, diciamo che l'intera idea del reportage può essere riassunta proprio in queste parole di Valentina Seidic, che è una dei tanti attivisti Rom e Sinti che ho incontrato. E appunto si riassume nel fatto che le persone Rom, le persone Sinte rivendicano il riconoscimento della loro minoranza in Italia e su questo fondano appunto un attivismo che però si declina in modi molto diversi, e questo è quello che ho scoperto sostanzialmente parlando con in particolar modo con gli attivisti del movimento Chetone, che è appunto un movimento più politico. Quindi in questo senso si parla di rivendicazioni della casa, quindi dell'abitare, del poter decidere come vivere, se appunto se vivere in delle micro aree attrezzate oppure vivere in case tradizionali, però si parla anche del lavoro, quindi della discriminazione che ogni giorno Rom e Sinti subiscono. Appunto, ok. Della discriminazione che tutti i giorni i Rom e Sinti subiscono anche per il semplice fatto di dire di esserlo. Quindi, per esempio, in questo caso mi ricordo che Michele Biati del movimento Chetane mi aveva proprio raccontato esatto, io conosco persone a cui voglio bene che sul lavoro negano di essere Rom e Sinti perché hanno paura appunto di perdere il posto e che si rifiutano di raccontare che sono Rom, perché appunto nel momento, per esempio questo infermiere, finché non ha fatto il concorso non lo dice perché ha paura di perdere il posto. Si declina in tanti modi, si declina non solo nell'attivismo politico ma anche nell'attivismo più artistico, quindi abbiamo la testimonianza per esempio di Morena Pedriali, eccola qua, che cerca di recuperare una tradizione romanistica attraverso la lingua e non perdere appunto una tradizione, e si declina anche in un attivismo appunto più artistico, e in questo senso ho parlato con
Ivan Nikolic, che invece appunto organizza mostre sempre per tenere viva la memoria della tradizione. Ho finito parlando con una ricercatrice invece universitaria, che è Varitin, che ne ha parlato tanto del passato comune che accomuna Rom e Sinti, e che è quello sostanzialmente appunto diciamo della loro Shoah, che in questo senso si chiama Porraimos, e quindi in particolar modo di un evento che è stata quella che lei stesso definito la liquidazione dello Zigeuner Lager, che era all'interno del campo di Auschwitz. Un evento che secondo le attiviste, gli attivisti che ha incontrato, non viene riconosciuto sufficiente dentro la cultura italiana e dentro la cultura istituzionale. Esatto, nonostante appunto quello che appunto dicono loro, Rom e Sinti costituiscono poco, ma lo 0,2% dell'Italia, della popolazione italiana, ma lo fanno dal 1400, da 600 anni. E quindi appunto spostandomi invece su un qualcosa di più particolare. Questa è la foto a che fare con le cose che abbiamo appena detto, no? Esatto, questa foto è una targa in... Adesso non so se sparita la... Della... Prova a muovere un po'. Comunque via di Tigre. Eccolo qua, esatto. La targa che commemora il Porraimos in via degli Zingari, appunto a Roma, questa è una targa commemorativa che è stata posta, però solo mi pare nel 2013, comunque sono in tempi molto recenti. Esatto, sempre su questa, però andando su più su un particolare, quindi sul particolare della situazione dell'abitare della casa, sono andata a parlare, non lo so. Sono andata a parlare con Nino Ametovic, che era un abitante del campo della Monachina, dell'ex campo della Monachina, che è stato sgomberato quest'estate, e che mi ha raccontato, diciamo, il suo percorso dalla vita nel campo alla vita che sta facendo nella casa. Su questo ho concentrato il podcast. Certo, vivono in baracco in mezzo ai poveri, io ho detto che vivono in baracco in mezzo ai poveri. E chi me ne dà le case? Chi me ne dà la mia casa? La mia casa? Siamo nella metro più di Roma, un uomo e una donna discutono. Alla fermata termine siamo conosciuti tra le rovine. C'è un gran trascuolo, perché questo è da arrivare. Non ci si può fidare di loro, dice l'uomo, non puoi discernere se è buono o se è cattivo. Ma loro chi? Sono due mesi che sto a contatto con persone rom e sinti d'Italia, con attivisti e attiviste che lottano per vedere riconosciuti i loro diritti, al lavoro, alla scuola, alla casa. Pochi giorni prima di questo evento avevo parlato con Varizzina, ricercatrice universitaria sinta, e mi aveva raccontato dell'antichianismo, lo specifico verso rom e sinti. Di quanto si è diffuso in Italia. Mi sa che nel distinto, innanzitutto, che quando parliamo di Rom e Sinti parliamo di individui, ma dico questo perché avendo studiato a livello accademico quella che è la rappresentazione mediatica e politica, si nota benissimo come c'è questo stesso meccanismo di responsabilità etnica collettiva quando c'è un reato, per esempio. La rappresentazione mediatica che si fa non è mai reato del singolo. Sembra quasi che non sia più una responsabilità penale individuale, ma collettiva. Proprio perché si ha in mente che quando dici Rom si pensa alla collettività, ma i Rom sono individui, ognuno con le proprie storie, con le proprie appartenenze, con i propri ritmi, con le proprie culture, con le proprie religioni. E questo, insomma, sembra scontato. Ma i Rom sono diversi e hanno dei diritti diversi, anche di bambini. Molto bello anche questo podcast fatto insieme a Daria Corrias, grazie Antonia, grazie a tutti, grazie. Un applauso. Io direi facciamo il sesto di 12 e poi volevo dare la parola anche a Daria, se c'è con noi o se c'è anche qualcun altro dei docenti che hanno collaborato a realizzare questo non forum. E intanto inviterei, abbiamo... abbiamo Marco Ropetuto. Se vuoi venire, il tuo long form si intitola
Il mestiere della libertà, l'economia carceraria a Roma. Vedete che bella foto di copertina, adesso appena arriva e condivide lo schermo, ci porta in due luoghi in particolare, dove avvengono due attività che riguardano persone che stanno scontando una pena. E vediamo anche in questo caso l'incipit del suo lavoro e poi fatemi riavviare il cronometro per tenere i tempi giusti. Tra qualche giorno è il mio compleanno, faccio 30 anni. Mentre parla, Salimu Diawe sorride e tiene tra le mani un portachiavi in cuoio blu. Questo l'ho fatto io, qui in laboratorio, dice porgendocelo. Il laboratorio è quello di Fila Dritto, un progetto della Onlus Semi di Libertà che ha lo scopo di creare percorsi di formazione lavorativa per detenuti che hanno scontato almeno i due terzi della pena, così da evitarne la recidiva. La stanza in cui lavora Diawe, spero che la pronuncia, si aggiunge di circa 150 metri quadrati, piena di mobili sparsi ovunque con dentro rotoli di cuoio e accessori per la pelletteria. Al centro ci sono dei tavoli con forbici e taglierini, sui lati qualche macchina per cucire, preste, manichini. Sto imparando un lavoro che non conoscevo, e l'italiano. Voglio rimanere in Italia quando uscirò di qui. Marco, perché dovremmo interessarci di questa storia e che storia è? Allora, questa è... ho iniziato a raccontare questa storia perché ho conosciuto il presidente dell'Associazione Semi di Libertà, Paolo Strano, una persona molto attiva nel sociale che si occupa soprattutto di pene detentive, partendo dall'idea che la pena debba essere appunto formativa per le persone che insomma devono scontarla. E questo è il luogo di partenza, cioè l'Isola Solidale, appunto si trova in Via Ardeatina a Roma, ed è un posto unico a Roma, in Italia, nel quale appunto la pena detentiva viene scontata all'interno di questo luogo, in cui ci sono circa 15 persone attualmente. Lui è dove? E lui è finito all'Isola Solidale perché per pagare la cauzione del fratello che cercava di arrivare in Europa. In Marocco è stato fermato dalla polizia per pagare la cauzione di 6.000 euro, aveva deciso di intraprendere un viaggio da Madrid a Bologna con 6 kg tra marijuana e hashish, è stato bloccato all'aeroporto di Bologna e arrestato immediatamente. E adesso sta scontando la sua pena all'Isola Solidale, dove insieme a Deborah Magnanti sta imparando, oltre all'italiano, appunto la pelletteria. La pelletteria, queste sono le sue mani e lui al lavoro. E porta chiavi in cuoio blu che mi ha fatto vedere, appunto, è tutta opera sua. Ha imparato qualcosa che non ha mai fatto prima, mi ha affrontato perché lui è un ex personal trainer, appunto, di Parigi, originario del Senegal. E attualmente si trova lì e con Deborah è riuscito a ritrovare un po' se stesso in qualche modo, anche se, come sentiremo poi nel podcast, sta sicuramente... possibilmente soffrendo per diversi motivi, come insomma, lontano da casa, ma l'idea è quella di dare nuova speranza a queste persone o dare una prospettiva futura, soprattutto. Questo è il primo esempio, quello quindi di Salimù, e come vedete qui è l'Isola Solidale. Parlavi anche di Deborah Magnanti, cioè dire... Deborah assolutamente, lei ha iniziato questo progetto conoscendo Paolo Strano circa 10 anni fa, ha conosciuto Paolo Strano circa 10 anni fa, ha iniziato questo progetto 2 anni fa. E lei lavorava già nel sociale, aveva un negozio di pelletteria, a causa del Covid ha dovuto chiudere per mancanza di soldi e non è riuscito ad andare avanti, ma ha potuto unire adesso l'utile al dilettevole, quindi insegnare la sua passione a persone che ne hanno bisogno e per farne un lavoro in futuro. E questo è appunto il primo luogo che ho visitato, dopodiché questo si collega a un'altra attività che fa la Onlus Semi di Libertà, che è tra le tante, e ho voluto indagare quella di un pub che si trova a Furio Camillo, si chiama Vale la Pena, che inizialmente era nato come un progetto di micro birrificio in zona Bufalotta, Roma Nord, chiuso poi per mancanza di fondi, ma inizialmente la birra veniva prodotta sia appunto insieme ai detenuti. Della Onlus, poi ha chiuso, ma è comunque rimasto in piedi il pub, che adesso è diventato uno dei fulcri della Onlus, perché all'interno vengono anche vendute gli oggetti di pelletteria prodotti anche da Filadritto, quindi da Salimù, da Deborah,
All'interno del pub Vale la Pena incontriamo invece, ho incontrato Rodrigo. Rodrigo è un ragazzo amazzone, originario della tribù Borari, dell'Amazzonia, e è arrivato anche lui qui, ha perso una condanna molto pesante trasportando 6 kg di cocaina nel 2018, commettendo un errore gravissimo del quale si pente totalmente, e ha dimostrato col tempo di volersi pentire rimettendosi in gioco, e ha imparato, insomma, ha fatto anche diverse attività insieme alla Ollus per finanziare l'Amazzonia per colpita dagli incendi, e niente, quindi lo vediamo anche, no? Sì, infatti adesso lo vediamo. Rodrigo, quindi, questo è Rodrigo al bancone del pub. Il pub appunto richiama molto il carcere, queste sono le spine dietro le quali lui prepara i cocktail e le birre. E all'interno del pub appunto vengono vendute sia le cose per le prime, ma soprattutto vengono messe in vendita tutte le cose dell'economia carceraria, quindi si tratta proprio di un sistema, quello del non spreco, di creare un'economia, perché quelle che sono all'interno delle strutture detentive sono persone che comunque possono dare anche un profitto, possono dare una mano, e quello che è lo scopo principale della Ollus è quello di avvicinare quindi noi persone libere a quella che persone, definiscono la società civile, no? Quella che loro definiscono la società civile, in un termine che, insomma, discutibile, però sicuramente fa pensare, e di avvicinarci e pensare che possono essere una risorsa, tutti possiamo essere, dare anche a loro una seconda possibilità. Questo è Rodrigo, evidentemente felice di mostrarmi cosa ha imparato con il corso da bartender che gli è stato offerto grazie alla Ollus. E infine, appunto, qua vengono venduti prodotti un po' da tutte le strutture un po' di tutta Italia, e quindi è molto bello. E questo invece è il pot, perché dovremmo appunto occuparcene, lo spiego anche più approfonditamente nella scheda, perché con Alessio Scandura dell'associazione Antigone abbiamo fatto notare quali sono i numeri, cioè nel senso che pene detentive che puntano al miglioramento e attraverso le Ollus, e strutture detentive esterne al carcere migliorano sicuramente la percezione della pena da parte sia dei detenuti che da parte nostra, e combattono sicuramente quella che è la recidiva, ma al giorno d'oggi ancora sono troppo bassi i numeri rispetto a quelli che invece rimangono a lavorare per la struttura penitenziaria con lavori che non sono formativi. Infine, appunto, quello che ho fatto nel podcast è stato cercare un po' di mostrare, no, direttamente qual è il lavoro, quindi che nonostante siano in detenzione queste persone possano avere piccole gioie e avere una prospettiva futura, e questa secondo me è la cosa più importante, ed è per questo che ho voluto raccontare questa storia. Bene, sentiamo. Ciao Salimu. Ciao, come stai? Bene, tu come stai? Senti, mi fai vedere un po' quel laboratorio, com'è? Quella? La presa, quella è la presa. Tutte tagliate le cose del modello. E quella è la macchinetta di cucinare. Quella è la macchinetta di carne di riso. Quella è il tavolo di tagliare le cose di riso. E tutti i prodotti. Il tavolo da lavoro, insomma. Quello è debole, è ben responsabile, mi fa lavorare, guadagnare un po' di soldi. Qual è una borsa, un prodotto che ti è piaciuto fare, una cosa che ti è piaciuta fare? La borsa, quella che abbiamo chiamato Salì, è una borsa che lui ha tagliato una borsa, poi ha lavorato tutto lui. Ha fatto la tracolla, e quella non va cucita, va praticamente chiusa con dei divetti, tipo bottoni prestati, e tipo esatto. E lui praticamente ha fatto tutto da solo, lui ha fatto il modello, l'ha fatto una volta, e dopodiché l'ha creata lui. Com'è l'attività qua, il laboratorio? Praticamente ha fatto tutto da solo.
Bene, con questo bel podcast dentro al laboratorio, con la borsa da lì, facciamo l'applauso anche a Marco, lo vedo. Bel lavoro, e molto interessante. Non so se c'è Daria Corrias. Ci sei, Daria? Sì, sì, ci sono. Allora, volevo coinvolgerti per avere un po' una tua impressione e raccontarci anche come hai lavorato con i ragazzi e che tipo di, come avete deciso di impostare il lavoro, se sei soddisfatta, insomma, dici qualcosa. Sì, allora, devo dire che ho trovato un gruppo, insomma, molto interessante e che presentava sin dall'inizio delle proposte di reportage e con degli elementi interessanti e molto attuali, insomma, dai detenuti all'attivismo rom. Ho imparato anche diverse cose io personalmente, questo è sempre molto bello quando c'è un'occasione formativa, appunto detenuti, attivismo rom, le strade più inquinate d'Italia, il cementificio, l'emergenza abitativa, l'accoglienza, insomma erano tutti quanti i reportage proposti, per me erano molto interessanti. E quello che abbiamo fatto nelle lezioni che abbiamo avuto a disposizione è stato cercare un punto di vista che potesse essere declinato in audio. Quindi il reportage scritto ha delle caratteristiche, scusate, il reportage audio ha delle caratteristiche diverse da quello scritto, sarà banale dirlo, però è importante sottolinearlo, e quindi scegliere la musica giusta piuttosto che il suono giusto per accompagnare, registrare la voce nelle condizioni migliori, a far ascoltare il rumore di un calpestio di un pavimento di legno in una prova di teatro, o catturare per esempio una scena raccolta con molta intelligenza secondo me da Antonia sulla metropolitana, che racchiudeva in un attimo un discorso che avrebbe necessitato di essere raccontato molto più a lungo. L'audio permette fondamentalmente questo, di essere molto immediati, molto intimi e di aggiungere delle sfumature interessanti e non così scontate a un lavoro scritto su cui invece ci si può dilungare, si può prendere il tempo che si vuole. Ecco, questo è stato per me molto, molto interessante, e anche devo dire che su 12, quanti sono? 12 mi sembra, no? Tutti quanti, tutti e tutte sono riusciti a portare a casa un lavoro soddisfacente, e non era scontato perché comunque insomma il tempo a disposizione non era tanto, per alcuni magari era la prima volta, eppure insomma di ogni singolo reportage sentito devo dire che io sono rimasta molto, molto contenta. Allora Daria, ora vogliamo fare un altro applauso a questi nostri ragazzi, certo. No, anche dal punto di vista di quello che hanno. Bravi, bravi e brave. Guarda, ti faccio un'altra domanda e poi proseguiamo. A proposito della diversità del registro, anche degli strumenti del reportage scritto rispetto al reportage audio, io ho notato, ad esempio, io e noi insistiamo molto nel reportage scritto nell'evitare i personalismi, la prima persona, il fatto di essere dentro al luogo di cui si racconta, ma senza dichiararlo. Invece ho visto che nel podcast viene rivendicata la presenza. Io sono qui, parlami, raccontami. E come la vedi tu questa differenza? Perché è importante che, ad esempio, in un podcast ci sia qualcuno che dice io ci sono, eccoci qua, piuttosto che evitare di farlo, come può accadere in reportage scritto? Beh, fa un po' parte della grammatica. Allora, questo è un discorso un po' ampio, nel senso che poi il podcast può essere fatto in diversi modi. Io ho tenuto al fatto che loro dichiarassero la loro presenza per poter dare a loro l'opportunità anche di mettersi in gioco in prima persona. Nel reportage scritto sappiamo che c'è qualcuno che scrive. È immediato, leggiamo una firma e vediamo delle parole. Nel reportage audio noi sentiamo un montaggio di voci e un ambiente sonoro in cui è incastonato tutto quanto, quindi il presentarsi significa anche: caro ascoltatore, non sei solo in questo mondo sonoro senza immagini in cui ad un certo punto ti trovi immerso con le tue cuffie, ci sono io che ti prendo la mano e ti accompagno. Questa è un po' l'idea
guida, insomma, di questa scelta. Poi, ovviamente, insomma, quando si ha a disposizione anche più tempo, qua parliamo di lavori molto brevi, quindi in 6 minuti era per me anche importante fargli vedere, ok, si può usare la tua voce, possiamo usare la voce degli altri, c'è la musica e c'è l'ambiente. Usiamo tutti questi elementi insieme, proprio per un esercizio in più, diciamo. Poi, quando si ha più tempo a disposizione, si possono fare anche reportage, quelli che si chiamano i non narrati, dove il filo del racconto è intessuto abilmente con il montaggio e tra le voci delle testimonianze. Però, in questo caso, la mia idea, insomma, è stata questa. Bene, grazie. Spero che poi riprenderemo la discussione, eventualmente una volta Marina, anche per... No, confrontarci su strumenti diversi della narrazione, anche con Maurizio. Grazie Daria. Grazie a voi. Per il lavoro. E grazie ai ragazzi e alle ragazze, insomma, è sempre una cosa, una relazione biunivoca, come si dice, no? Bidirezionale, quindi li ringrazio molto. È vero, è vero. Dopo Marco, ripassiamo all'aperto, un aperto inquinato, con la storia di Rita che ci porta a Gubbio. Rita Martone ci porta a Gubbio, all'ombra dei cementifici, un'ombra inquietante. E vediamo un po' il suo long form, la sua immagine copertina, le foto le ha scattate tutte lei, come nella gran parte dei casi dei nostri studenti e studentesse. Vediamo un po'. Qui siamo ancora dentro il laboratorio del Cuoio, invece questo è la immagine di copertina di Rita Martone che attacca così il suo reportage. La strada statale 219 spacca a metà la valle di Gubbio, la città dei cieli. L'ampia conca, circondata da monti, accoglie 32.000 persone e 2 cementifici. Situazione unica in Italia. A Gubbio si parla di cemento da generazioni, la fabbrica Barbetti. È stata costruita infatti nel 1957, l'impianto Colacem, nel 1967. Nella stessa città coesistono dunque due strutture industriali classificate come impianti instabili di prima classe perché altamente inquinanti. Prego Rita. Allora, intanto volevo salutare Daria Corrias e anche Laura che vedo in video e ringraziare tutti i docenti e le docenti per questo percorso di formazione. Dunque, io mi sono appassionata a questa situazione singolare che si vive a Gubbio. Singolare, forse il termine più adatto, è unica in Italia, perché Gubbio è l'unica città in cui coesistono sullo stesso territorio due cementifici. E i cementifici sono impianti definiti altamente inquinanti, e tra l'altro coesistono in un territorio morfologicamente particolare, perché Gubbio, in provincia di Perugia, è una piccola conca protetta da colline e montagne. Ecco, quindi anche l'aspetto morfologico crea un forte disagio ambientale, in particolare situazioni meteorologiche. L'inquinamento che proviene dai due cementifici stagna per giorni. E, ecco, io giusto un altro aspetto per capire e sottolineare quanto questi due impianti siano impattanti sull'ambiente e sulla salute dei cittadini. Sono nota perché questa cosa la dimentico sempre. Nel 2011 i due impianti sono stati definiti dall'European Environment Agency come il primo cementificio, il Barbetti, e secondo il Colacem, cementifici per danni, il primo e il secondo cementificio per danno ambientale in Italia. In Italia abbiamo circa una trentina di cementifici, e sono stati definiti dalla stessa agenzia tra le 622 aziende che hanno creato maggiore danno ambientale in Europa. In tutta Europa. Quindi ecco, questo per far capire problema stiamo parlando. E come l'hai affrontato? Dove sei andata? Con chi hai parlato? Raccontaci un po'.
Sì, allora, questo che vediamo in copertina è il cementificio Barbetti, che è stato costruito nel 1957 e mi è stato raccontato per lo più dal dottor Vantaggi, Giovanni Vantaggi, medico ISDE, che lotta contro questi due mostri mitologici da tanti anni. Questo è sempre il cementificio Barbetti, visto da un'altra angolazione. E siamo nella frazione Semonte di Bibbio, ed è guardarlo, insomma, osservarlo sul posto è veramente scioccante, perché questa è la struttura che è calata letteralmente immersa in un centro abitato. E qui si vede, ecco, una casa, si vede, ecco, all'ombra del cementificio. Qui ho creato questa mappa che è abbastanza utile a mio avviso per far capire l'impatto che queste due industrie hanno sul territorio. Tra l'altro distano soltanto una decina di chilometri l'una dall'altra. Questo è il cementificio Barbetti, questo è il Colacem che è stato costruito nel 1967, se non vado errato. E qui intorno abbiamo tutte le frazioni di Gubbio, qui c'è il centro storico di Gubbio. Questa è la conca e qui intorno ci sono le montagne di cui parlavo. Vabbè, ecco, questo è un manifesto Perché appunto la presenza di questi due cementifici, il fatto poi che siano stati introdotti anche nuovi combustibili, hanno dato vita a una reazione da parte dei gruppi ambientalisti, ecologisti, no? Penso che è uno degli aspetti di cui ti occupi nel tuo lavoro. Esatto. Se posso fare brevemente la cronistoria di quello che è successo negli ultimi 2 anni e che ha creato poi alla nascita di un altro, dell'ennesimo comitato, il comitato No CSS nei cementifici. Che cosa è successo? Nel 2020, in piena pandemia, maggio 2020, i due cementifici chiedono alla Regione Umbria l'autorizzazione a bruciare CSS, che sarebbe combustibile solido secondario, ovvero rifiuti indifferenziati. In seguito a questa richiesta si esprime l'ASL Umbria e dice: attenzione, perché i fumi di questa combustione potranno creare dei problemi dal punto di vista neoplastico, e addirittura parla di morte, questo parere dell'ASL. Quindi la Regione Umbria si allerta e dice: ok, allora sottoponiamo i due cementifici a VIA, valutazione di impatto ambientale. I due cementifici impugnano questa richiesta della Regione, e nel mentre avveniva tutto ciò, i comitati, apro due virgolette, i comitati dicono: magicamente arriva Un un decreto. decreto ministeriale. Che stabilisce, che autorizza i cementifici a bruciare CSS. Il 29 il decreto arriva a maggio 2021, il 29 dicembre del 2021 la Regione Umbria autorizza i due cementifici a bruciare CSS. E lì i comitati iniziano si uniscono, se prima ognuno aveva lavorato, diciamo, in modo un pochino separato, in quel momento si uniscono e uniscono le loro forze per dire no, appunto, alla combustione di rifiuti indifferenziati nei cementifici. E c'è una persona in particolare, due in realtà, che si batte che è all'interno del comitato No CSS, ed è Francesco Della Porta, ed è il signore una delle persone che ho intervistato e con il quale ho insomma estratto questo podcast. E poi c'è un'altra persona molto, a mio avviso, molto importante, l'avvocato dei comitati, l'avvocato Valeria Passeri, che mi raccontava che insomma, delle azioni legali portate avanti dai comitati, questo è il cementificio Barbetti, ha avuto anche delle ha
ha subito insomma delle azioni intimidatorie e ha ricevuto a casa dei lumi da cimitero. E, ecco, proseguo con... Sì, prosegui, ascolterai una parte, non so se hai concluso questa presentazione, ma ovviamente vogliamo sentire anche il podcast. Ok, allora sentiamo la voce di Francesco Della Porta, che è attivista ambientale e membro del comitato No CSS nelle cimenterie di Gubbio. Quando c'è il vento nella direzione giusta, noi sentiamo la sirena delle 8 del mattino, quella del luna e quella delle 5 di sera. Gubbio è l'unica città d'Italia in cui coesistono due cimiteri: l'impianto Barbetti, costruito nel 1957, e l'impianto Corazon, attivo dal 1967. 120 anni cumulativi di attività cimitera. Francesco Della Porta, attivista ambientale, abita a pochi chilometri dal cementificio Corazon, a sud-est di Gubbio. Quando sentiamo il rumore durante la notte, la notte, parola si piace. Gli impianti di combustione di Gubbio devono obbligatoriamente sottoporsi alla VIA, la valutazione di impatto ambientale. C'è una legge del 1989 che lo stabilisce, ma entrambi i cementifici non l'hanno mai fatto. E abbiamo verificato che anche negli altri posti queste valutazioni non sono mai state fatte. L'unica valutazione di impatto ambientale è stata concessa, credo che non sia stata completata, a Galatina per le, sotto le pressioni molto forti, dopo pressioni molto forti da parte dei comitati e da parte del sindaco. Però altrimenti la faccia del centro di città è vaga per qualsiasi forma di controllo. E non solo a Gubbio, ma anche in altri posti. C'è cioè un atteggiamento sistematico di evitare l'autorità. È un comportamento dell'azienda che sistematicamente fa di tutto per non essere controllata e per non sottostare le norme. Bene, con le parole dell'attivista ringraziamo Rita, complimenti. Grazie. Insomma, sono temi di cui si occupa anche la nostra Marina Forti, immagino che ne parlerete. E adesso passiamo da un aspetto, per così dire, distruttivo, a un aspetto costruttivo, terapeutico. E la nostra Francesca ci porta su Via Cassia 472. Il titolo del tuo long form è La terapia in scena a Via Cassia, racconta del teatro patologico, capiremo anche meglio in che senso patologico. Questa è la foto di copertina, leggo qualche riga e poi le cedo la parola. Transenne e nastro segnaletico bianco e rosso indicano il percorso da seguire per la fila. Il vialetto conduce all'ingresso, dove non c'è nessuno. Campeggia una scritta, caratteri rossi su sfondo bianco, teatro patologico. Siamo a Roma, al civico 472 di Via Cassia. Si sentono gli uccelli, qualche voce in lontananza e traffico ritmico scandito dai semafori. L'edificio è diviso in due, da un lato una sorta di capannone senza finestre, come un circo in muratura, dall'altro un corridoio con le pareti tappezzate di locandine. Dalla porta si affaccia un uomo, alto e robusto, con fare deciso fa segno di seguirlo. È Dario D'Ambrosi, il fondatore, ideatore dell'associazione Teatro Patologico. Come sono arrivata al Teatro Patologico? Facciamo un passo indietro. Tutto parte dalla visione di un film documentario dal titolo L'Odissea, che raccontava appunto del teatro patologico. In particolare venivano raccontate le storie di questi attori e di questa compagnia del teatro patologico, che sono persone con disabilità fisica e psichica. Diciamo, la via che prendeva il documentario era un po' improntata a raccontare le storie personali di queste persone e anche un po' la difficoltà che hanno dovuto affrontare durante il periodo del Covid, e quindi che non si riusciva a fare lezione. E quindi mi sono posta la domanda: come sono organizzate queste lezioni?
Da qui mi sono messa in contatto appunto con il teatro e ho avuto la possibilità di partecipare e assistere a una di queste lezioni, ed è quello che racconto all'interno del reportage. In particolare, la lezione a cui ho assistito era divisa in tre parti. Nella prima parte il docente ha messo un po' a loro agio gli attori, facendo questa fase di rilassamento, e successivamente si è passati a questa è la foto in cui erano proprio in fase di rilassamento con luci soffuse sui cuscini. E la seconda fase invece è stata una fase in cui si dovevano affidare all'altro. Diciamo che tutto questo metodo, come mi ha spiegato Riccardo Ballerini, che è al punto il docente, si basa sull'alfabetizzazione emotiva, e quindi questa sorta di affidamento, di confidare nell'altro, di creare una comunità. Infatti una delle parole chiave di cui mi hanno un po' parlato tutti è questa sorta di comunità, di famiglia che si crea all'interno del teatro. In particolare ho avuto modo di parlare con gli attori, che sono quelli che mi hanno raccontato un po' la loro storia, sono Paolo Vaselli, Cristiana Saporetti e Marina Starace. Inoltre, diciamo, le testimonianze di queste persone si amalgamano anche con la testimonianza di una teatroterapeuta, e di quanto appunto sia importante il ruolo del teatro, ma in più in generale delle arti terapie, in funzione, diciamo, sia terapeutica che socio-educativa. Diciamo, l'aspetto invece che ho voluto dedicare al podcast dal titolo Oltre la quarta parete, appunto per parlare del rapporto che si instaura tra gli attori della compagnia e il teatro, e quindi la percezione che gli attori stessi hanno del pubblico. Questo perché, diciamo, attraverso il teatro patologico gli attori hanno avuto modo di girare, di portare in scena gli spettacoli in giro per il mondo, e quindi fanno questo confronto con le varie percezioni delle persone in vari parti del mondo. Quella che sentite è la voce di Riccardo Ballerini. Sta accogliendo gli studenti a fronte della compagnia, che sono persone con disabilità fisica e psichica, e li guida in una lezione sulle emozioni. Ballerini si prende cura degli studenti con la musica e le parole. Passo dopo passo spiega come restare concentrati, respirando e rilassandosi. Bisogna individuare e allontanare i pensieri dolorosi. Tra un inspira e un espira si sente lo scricchiolio del pavimento del teatro. Questo pavimento è diventato per i recettori finestra sull'esterno e trampolino di lancio, che li ha condotti in giro per il mondo a far scricchiolare diversi palchi. A volte entrare questo fatto di presa nella recitazione a volte mi blocca, no? Quindi devo sbloccare il pelo a mano di volta in volta quando devo recitare. A volte ci riesco meglio, a volte meno. Però, insomma, devo dire che la recitazione mi aiuta da questo punto a sbloccarmi, bloccare quel freno a mano che ho, e con gli anni passati mi sono abituato a tenere, a tirare, insomma, per un fatto appunto esistenziale, per il problema di venire, insomma, il teatro mi aiuta, insomma, dal punto di vista per compensare questa mia difficoltà. Bisogna imparare le battute. Bene,
molto interessante anche questo lavoro di Francesca, grazie mille per l'impatto. Francesca è stata bravissima, si è tenuta anche sotto quei 10 minuti che abbiamo indicato. E c'è Chiara, prego. Anche Chiara si è occupata di una questione ambientale, ecologica, ci porta nella Valle Stura. E il titolo che abbiamo scelto è questo: acqua pulita, aria sporca, la Valle Stura. Cerchiamo di capire adesso perché. Se troviamo un posto in cui l'acqua è pulita, ma l'aria è sporca. Ecco, anche questa è una bella foto di copertina. Tutte le foto sono state scattate da Chiara, a Mito. Ecco l'incipit: l'aria è frizzante, il sole illumina le montagne che circondano la Valle Stura, in provincia di Cuneo. Le vette sono spoglie, macchiate da rari strati di neve. Una vista inconsueta a fine gennaio. I boschi di conifere, specchiandosi del fiume Stura, colorano il panorama invernale di Demonte, un comune montano di circa 2000 abitanti. Il ritratto idilliaco di questa valle alpina è solo apparente. Infatti, ogni giorno sulla strada statale 21 transitano 1000 tir, camion pesanti fino a 40 tonnellate. La Valle Stura e i suoi comuni montani sono attraversati dalla strada statale 21 che si snoda lungo le Alpi Marittime e arriva in Francia tramite il Colle della Maddalena, dall'alto Lupianu, un'area pianeggiante attraversata dal fiume Stura, dall'altro la strada statale 21, una strada a due corsie che collega i comuni della valle, passando da Gaiola, sicuramente, a 692 metri di altitudine, attraverso Demonte, Aisone, Binadio, fino ad Argentera, a 1684 metri. Che succede nella Valle Stura? Dunque, in Valle Stura c'è questa strada, la strada statale 21, che è appunto è trafficata da circa 1000 tir al giorno, il che causa diversi danni sia ai cittadini di questa valle montana che proprio fisicamente ai paesi. In particolare a Demonte, sarebbe questo paesino qua, i danni sono particolarmente visibili, perché Demonte è un paese risalente al 1200 e il tratto di strada statale 21 che attraversa proprio il paese si chiama Via dei Martiri ed è una via porticata, per cui l'inquinamento dovuto al passaggio dei tir si amplifica, tanto che l'ARPA ha registrato lo stesso livello di inquinamento atmosferico della zona industriale di Torino Lingotto, calcolando il livello di PM10. E questo ovviamente è molto dannoso sia per gli abitanti della via, che infatti piano piano si sta svuotando. Negli anni 90 c'erano 86 famiglie, ora ne sono rimaste 4. Tutte queste famiglie sono in realtà poi costituite da vecchietti di, insomma, oltre a settantenni, oltre a ottantenni, gli unici che sono rimasti. L'inquinamento è dannoso sia alle vie respiratorie, secondo l'ARPA, ma anche agli ecosistemi vegetali. È anche dannoso proprio all'economia del paese, che infatti si sta svuotando e diciamo sta crollando piano piano proprio perché è antico, risale al 1200, e le case ormai non valgono più nulla, nonostante il fatto che siano case signorili anche affrescate. Il motivo, questa è Mariangela, una di queste signore che abita ancora, una delle sopravvissute, così si definiscono, che abita ancora nella via dopo 44 anni e che insomma descrive che la situazione sotto casa sua, dove i camion si incastrano quotidianamente cercando di farsi strada all'interno del paese. E come mai passano tutti questi camion per questa via? Allora, passano tutti di qua perché, come si vedeva dalla mappa, qua a Vinadio c'è il stabilimento dell'Acqua Sant'Anna, che è la terza azienda nel mercato alimentare in Italia, con un utile di 31 milioni di euro annui. E un'azienda che esporta acqua in tutta Italia, ma anche in Nord Europa, in America, cioè negli Stati Uniti e in Cina. Questa intanto è la via del paese che vi dicevo prima, dove si incastrano i camion.
E proprio questa azienda, il 30-60% dei camion che passano in questa strada arriva allo stabilimento dell'azienda dell'acqua. E diciamo, la questione che ha scatenato poi la mia volontà di fare questo reportage è stata l'annuncio fatto dal Bertone, l'amministratore delegato, di voler raddoppiare la produzione, passando da 1,5 miliardi di litri d'acqua imbottigliati all'anno a 6,8, il che ovviamente appunto impatterebbe ancora di più sia proprio l'ecosistema di Vinadio, ma poi quello intero della valle a causa del passaggio di camion. E quindi ho cercato di capire un po' quali erano le possibili soluzioni a questo problema, e questi due signori fanno parte di un comitato cittadino chiamato SIDAV, Sergio e Figlio, e il SIDAV praticamente promuove la costruzione di una bretella stradale che eviterebbe il passaggio dall'interno dei comuni montani, spostando leggermente il traffico al di fuori dei paesi. E purtroppo però questo progetto non è ancora arrivato, insomma, alla realizzazione, e per diversi motivi, sia per mancanza di fondi, per problemi, diciamo, paesaggistici, ma anche perché non è condiviso da tutti i cittadini della valle. Infatti, specialmente gli ambientalisti più giovani della valle sono proprio contro questa bretella DAV, poiché avrebbe delle ripercussioni forti sull'ambiente e non, diciamo, non risolverebbe il problema di base, ma anzi lo probabilmente aiuterebbe, diciamo, incentiverebbe la Sant'Anna a aumentare la produzione. E niente, qui c'è il podcast che presenta un po' le voci di questi ultimi abitanti della via Porticata di Monte. Ha sentito un casino di danni da fuori sul balcone, ma la linea era sulla rimorta di Dio, che se ne stava andando via. Non lei scesa in quel tempo, quello del Dio, questa non era la parola, quello del Dio si è accorto che c'era qualcosa che non ha sentito il rumore, è andato più in alto, non si è parlato, lei è arrivato e ha detto: ma dove va il mio balcone? De Monte è un comune della Valle Scura, in provincia di Cuneo. Si trova a 800 metri di altitudine. Sono con Sergio, 75 anni, residente del paese montano. Siamo nella sede dell'associazione culturale Amici di Demonte. Anche se la stanza è fredda, l'atmosfera è amichevole e calda. Sergio, Silvio e Fausto mi raccontano cosa significhi per loro vivere sulla strada statale 21, qui dove ogni giorno transano una media di 1000 tir. Il livello di inquinamento atmosferico a Monte è pari a quello di Torino Lingotto, eppure qui ci troviamo in montagna, non nella zona industriale del capoluogo di regione. Bene, grazie per questo lavoro, Chiara. Grazie. Per te abbiamo altri tre long form da presentare, tre bei lavori anche questi. C'è Giovanni, il successivo, che non è qui con noi, ma da casa,
il suo long form si chiama La nascita di un rapper. Intanto se puoi condividere, Giovanni, buon pomeriggio. Se puoi condividere lo schermo. Buon pomeriggio a tutti. Una foto di copertina. Eccomi. Che ci porta in un quartiere di Bologna, nella periferia est di Bologna. E leggo alcune righe anche in questo caso. Nella periferia est di Bologna spuntano tre palazzi grigi come la nebbia padana. Sono le torri di Via Torino, alloggi popolari costruiti negli anni 70, subito assegnati a chi ne aveva diritto, ma poi occupati a causa della lentezza della burocrazia. Oggi non è più una periferia isolata, a due passi c'è il giardino della Lunetta Gamberini, un grande parco dove le storie del passato campeggiano sui muri. Siamo nella culla del rap italiano. Qui hanno mosso i primi passi molti pionieri del genere, i Noki, Neffe, collettivi pop degli anni 90. Alcuni ragazzi giocano a frisbee mentre risuona nell'aria la radiocronaca di una partita di football americano. Stanno giocando i Warriors contro i Vipers. E poi c'è il Ponte Blu, la stazione ferroviaria del quartiere, collega e scavalca l'Appennino Tossigliano e in un'ora porta a Firenze. Sui gradoni della scala, a fianco al cartello blu con la scritta Bologna Mazzini, quattro ragazzi ascoltano l'ultimo pezzo del rapper francese Niska, quartiere Mazzini non è più una periferia malfamata. Giovanni, come mai siamo in questa ex periferia malfamata? Allora, siamo qua, beh, innanzitutto si tratta del mio quartiere di origine. Ho deciso di trattare questo tema perché è sempre stato vicino a me e ho sempre sentito parlare di una migrazione forzata, una migrazione artistica, professionale, e volevo verificare che fosse vera. Questa migrazione riguarda in questo caso il mondo del rap, ma non solo, ci sono altri mondi, anche solo la finanza, come altre figure artistiche che sono... costrette a trasferirsi a Milano, che in Italia è un polo importante, un polo fondamentale, dove si concentrano gli addetti al settore di molti settori. E quindi volevo appunto verificare che fosse così, e ve lo dirò alla fine. sono partito quindi da questi palazzi che vediamo in copertina. E sono i palazzi di Via Torino, nel quartiere Mazzini, nella periferia est di Bologna, e questa storia di città si porta dietro una storia umana. Alessandro Magrinelli, che ha 21 anni, è un ragazzo, vuole fare il rapper nella vita, vuole costruire una carriera e sta appunto per partire a Milano. Due anni fa ha firmato un contratto con la Sony, che è uno dei colossi della discografia mondiale, non solo italiana, insieme all'Universal, alla Warner, e ho cercato di spiegare i meccanismi da mettere in atto e i consigli da parte di un altro rapper bolognese che è già più avanti in questo percorso e da due anni vive a Milano e occupa la seconda parte del reportage. E all'inizio quindi abbiamo la presentazione di VM Flow, cioè Alessandro Magrinelli. In questa foto è in un luogo chiave del quartiere, il Ponte Blu, come avete sentito prima, che è la stazione del quartiere. E VM Flow mi ha concesso un pomeriggio intero e ho vissuto il quartiere assieme a lui e sono andato in studio insieme a lui. Ho potuto conoscere il suo manager e con cui ho potuto scambiare più di una parola. E mi ha spiegato il manager che oggi le major contattano molti artisti, però rimane comunque un contatto lontano, perché ogni artista per costruire una carriera ha bisogno di un team stretto, poche persone che lavorano con lui, che credono nel progetto. In questo caso sono appunto il suo manager, Davide Dozza, si sono conosciuti sui campi da gioco, sui campi da calcio, entrambi portieri. E il calcio è poi una metafora che ho portato avanti in questo reportage. E poi ci sono un grafico e un fotografo.
E, per quanto riguarda la metafora che stavo dicendo, ho scritto questo che potete vedere. Le grandi case discografiche lavorano sul futuro dei ragazzi, sono come le grandi squadre di calcio, in poche si contendono la stragrande maggioranza dei successi. Questo perché queste grandi squadre appunto comprano gli artisti, ma lasciano che passi molto tempo prima che l'artista possa davvero affermarsi grazie a loro in un panorama italiano internazionale. E quindi questo artista aspetta diciamo una chiamata da Milano, e in questo caso la chiamata è arrivata e VM Flow mi ha confessato che dopo anni di lavoro con il team stretto si sta per trasferire a Milano, e ho approfittato di questa di questo viaggio per passare quindi all'altro protagonista, questi sono VM Flow e Davide Dozza nello studio, passare all'altro protagonista di questo long form, 13 Pietro, che mi ha accolto nel salotto di casa sua e mi ha raccontato di come è stato l'impatto a Milano, come l'ha vissuto, come vede adesso Bologna, e è stato secondo me molto utile per quanto riguarda i consigli che si è permesso di dare a chi vuole intraprendere questo percorso. Questo è sempre 13 Pietro nel salotto di casa. E anche in questo caso ho avuto l'opportunità di parlare con il manager, che non vive a Milano ma a Busto Arsizio, a 40 minuti dalla città, e mi ha spiegato, mi ha aperto un mondo ancora più complesso. Alessio Vaccarini è il manager e mi ha spiegato le fonti di guadagno in questo periodo di pandemia, e come in generale, a parte la pandemia, di come stanno cambiando da una musica solida fatta di CD, di vinili, si sta passando sempre di più a una musica liquida fatta di streaming e di click. E ho chiuso con lui, e infine il podcast. Vi faccio ascoltare un minuto, che è il anche un po' minuto di ponte. Sì, anche un po' di più. E non lo faccio partire dall'inizio, appunto, perché ho solo quel minuto, e vi faccio ascoltare il minuto ponte tra Bologna e Milano. Nel podcast ho provato a ripetere l'andamento del long form. Aspetta Giovanni. Un attimo, forse lo mandiamo da qui? Non sentiamo perché devi ricondividere anche l'audio. Interrompi la questione. Ok. Allora. Un attimo. Che mi sta? No. In alto. Ah sì, ok, perfetto. Nuova condivisione, questo. Aspetta, ma no. Provo? Vai. Grafiche. No, aspetta. Aspetta. Non si sente? Interrompi del tutto la condivisione. Interrompila del tutto. Ok. Io vedo ancora il tuo schermo condiviso. Ok. Ok. Nel condividere devi spuntare anche il segno condividi suono in basso a sinistra. Ok. Così. Riprovo. Vai. Gli addetti al settore. Tutto quanto quello che è il mondo della musica ad oggi in Italia, sarebbe una bugia non dire che sia Milano stessa proprio. Anche banalmente a livello di passato e anche futuro, perché comunque anche le connessioni internazionali sono tendenzialmente di un rapper di Milano che fa una canzone con un rapper di fuori, quindi è un po' la capitale del rap in questo momento. Milano è il salotto dei rapper. Dalle feste in casa ai locali, dai live alle sessioni studio, migliaia di artisti da ogni parte d'Italia si riversano nel capoluogo lombardo. C'è chi fa una vita solitaria e chi si fa vedere, chi fa avanti e indietro per mesi dalla propria città di origine e chi si ambienta subito. Pietro Morandi, in arte 13 Pietro, si è trasferito a Milano a marzo del 2020
quando la città era ancora in pieno lockdown a causa della pandemia. È molto diverso, all'inizio odiavo Milano e pensavo che fosse un posto che non si può abitare perché ti prosciuga, ma devi semplicemente trovare la tua dimensione. Qui è un posto dove effettivamente essere, cioè, ah, non ho tempo, cazzo, essere pieni di impegni è figo, non avere tempo di vivere è figo. E non, io capisco anche la necessità di produrre costantemente, ma bisogna trovare la propria dimensione. Eccoci. Bello, molto bello. Grazie Giovanni, grazie. Per il lavoro ci ha portato nei luoghi di origine, quasi, no? Di Maurizio, il nostro Maurizio Torrealta. Il quartiere si chiama Martini, ma c'è Porta Martini, c'è tutta via Martini, il quartiere è proprio fuori molto dalla città. Non so se come? Tu sei bene, Giovanni. Chiedeva un quartiere Maurizio, fuori dalla città. Chiedeva quanto fosse fuori dalla città il quartiere. Allora, per quanto ne so della storia, diciamo, della città, una volta sì, era isolato ed era molto fuori. Oggi è stato tutto collegato, ma c'è un hinterland che arriva fino a San Lazzaro di Savena, fino a altri centri, altri comuni che comunque sono molto collegati, non c'è uno stacco. Quindi sì, oggi fa parte della città, non è isolato neanche dai mezzi. Grazie Giovanni. Abbiamo per chiudere due ottimi lavori, uno è di Arianna Egle e il successivo e finale è di Filippo. Intanto è arrivato anche il nostro Simone Manda, ex studente della scuola dell'anno scorso, benvenuto. E Arianna Egle, vediamo dove ci porta. Ci porta a Tortuga, quella che abbiamo definito come la casa solidale. Leggo l'incipit, molto efficace. Ho un lavoro, una famiglia e una figlia, ma tra poco non avrò più casa. Aziz Coroma ha 29 anni e viene dalla Sierra Leone, prende tutte le mattine il treno diretto a Firenze, che dal comune di Rufina lo porta a Pontassieve, dove lavora in una fabbrica di cotton fioc. Ogni tanto vede la figlia di 2 anni, con cui spera di vivere presto insieme. Stanco, la sera dopo lavoro torna nella sua camera spoglia, non un posto, non una foto, solo pareti bianche. Ai piedi del letto una valigia vuota, pronta per essere riempita di nuovo. Dove siamo, Arianna Egle? Siamo a Rufina, che è un paese vicino a Firenze, nell'appartamento condiviso di Tortuga, dove vivono Massimiliano, Aziz e Mohamed, persone molto diverse tra loro, ma con un percorso in qualche modo comune, diciamo, sia Aziz che Mohamed vengono da percorsi di accoglienza, mentre Massimiliano viene da un percorso di tossicodipendenza. Cosa hanno in comune in particolare? Il fatto che una volta usciti da percorsi di integrazione non sono riusciti a trovare una casa per vari motivi che racconto appunto nel reportage. E che per questi motivi dati sia da discriminazioni di tipo economico sia sociale si sono incontrati nell'appartamento di Tortuga gestito dalla cooperativa sociale TAT e che fa da ponte tra quei percorsi di accoglienza e di integrazione da cui escono verso poi un'effettiva autonomia, in quanto loro comunque sono effettivamente autonomi
a Tortuga pagano l'affitto e pur essendo un posto temporaneo hanno il tempo di cercarsi una casa. E perché ho deciso di raccontare Dato che tanto che bella anche questa foto. Sì, sì, sulle foto. Sì. Ho deciso di raccontare Tortuga perché la risposta a un salto netto che c'è tra percorsi di integrazione e un mercato selettivo immobiliare in cui il percorso di integrazione si interrompe contraddicendosi. E Tortuga è uno dei tanti esempi che stanno nascendo sia sul territorio toscano che nazionale come risposta appunto alle difficoltà che soltanto certe fasce vulnerabili di popolazione incontrano poi nella ricerca della casa, da un lato a causa dei prezzi degli appartamenti che ho anche un po' descritto qui, che porta anche ad allontanarsi dalla città principale, sia da discriminazioni sempre economiche mediante garanzie molto rigide che vengono richieste. E poi ha una discriminazione effettivamente sociale, come racconta Suleiman, un mediatore della cooperativa CAT che per esempio parla toscano, parla quasi toscano e quando chiama gli appartamenti viene accolto da una sorpresa dei proprietari di casa nel momento in cui si accorgono non essere italiano, nonostante il suo modo di parlare molto appunto toscano. Quindi niente, ho voluto anche un po' descrivere nelle foto il concetto che al centro di Tortuga e tutte le altre realtà simili nate nel territorio, mettendo al centro la casa non più soltanto come spazio di scambio economico, ma anche la casa come necessità. Quindi ho fatto anche disegnare alle persone di Tortuga che cosa significa per loro casa o anche Suleiman, come questa foto, per appunto riportare per appunto sottolineare anche uno degli scopi di Tortuga, ovvero riportare la casa come necessità primaria. Nel podcast ho invece raccontato, diciamo, un po' meglio la storia di Aziz e poi anche
un commento di Suleiman in merito a, appunto al percorso di integrazione che finisce in un paradosso nel momento in cui l'integrazione si scontra con un razzismo strutturale e una discriminazione strutturale. Casa, in Mandinka, Bush. Wolof, Meghe. In inglese, house. In italiano, casa. Però dai, in plural, galle. Galle. Casa, una doccia calda, il calore del focolare, un letto accogliente. La casa è un bisogno umano, eppure il diritto alla casa non è garantito a tutti. Fuori fa freddo, mentre lui si lascia andare ai ricordi. Viene dalla Sierra Leone ed è in Italia da 5 anni. È da tanto che non rivede le case della sua infanzia. Che descrive? Muri di fango, il tetto d'erba e un piccolo fuoco che mantiene la casa calda e rosa. Assiste, vive a Tortuga, un appartamento condiviso gestito dalla cooperativa sociale Infanzia. È un appoggio temporaneo per chi, come Aziz, ha trovato porte chiuse nella ricerca di un luogo dove vivere. Tra poco Aziz dovrà lasciare Tortuga per cercare una nuova casa. Molto bello anche questo podcast. Grazie ad Arianna Egle. Filippo, in ordine alfabetico, sei tu l'ultimo. Ci porti a conoscere una ciurma ribelle qui a Roma, nel quartiere... questa è la bella immagine di copertina. Riavviamo qui il nostro cronometro. Ciurma ribelle a Porto Fluviale, la storia raccolta e raccontata da Filippo Zingone. Così comincia il suo reportage all'angolo di via del Porto Fluviale con via Ostiense, le grandi maschere colorate che ricoprono i muri degli ex magazzini dell'Arenatica si mostrano in tutti i loro dettagli grazie all'opera che lo ricopre, lo Street Artist Blue. Questo vecchio palazzo degli inizi del Novecento è la maggiore attrazione per i turisti in cerca dei murales sparsi nel quartiere di Ostiense a Roma. Sul vecchio portone di ferro una sorridente faccia gialla sembra invitare a entrare nelle sue fauci. Una volta varcata la soglia si entra in un largo corridoio che si butta in un grande cortile. Sul soffitto del corridoio è tirata una vecchia vela con sopra delle frasi scritte in greco antico, ma anche in spagnolo, italiano, inglese e arabo. Allora, partiamo dal perché ho scelto come soggetto per il mio long form l'occupazione di Porto Fluviale. In realtà nasce più che altro da una curiosità personale. Abitando io a Monteverde ci sono passato vicino tantissime volte però è sempre stato un luogo chiuso, un luogo in cui non si poteva entrare perché quando ero piccolo non lo sapevo, poi crescendo insomma ho scoperto essere uno stabile occupato e quindi era diciamo chiuso all'esterno. Ho deciso di andare a vederlo, di entrarci e di scoprire che cosa c'è dentro. Nello stesso momento in cui decidi di fare questa cosa sono venuto a conoscenza di un progetto che è stato portato avanti ed è portato avanti dal Ministero delle Infrastrutture che si chiama PINQUA ed è un progetto che vuole dare una risposta a una delle crisi, diciamo uno dei punti molto caldi del nostro paese, ma di Roma anche in particolare, cioè il problema abitativo e la possibilità di accedere a una casa popolare. Il PINQUA vuole
affrontare questo tema sotto un altro punto di vista, piuttosto che costruire nuovi alloggi popolari, che però, come abbiamo visto, molto spesso poi vengono abbandonati o i lavori si fermano per tanti motivi diversi. Allora il PIN4 punta alla rigenerazione di spazi già esistenti. Alla rigenerazione di spazi già esistenti, e in questo caso, grazie all'apporto della Facoltà di Architettura di Roma 3 e del professor Francesco Careri, con il quale ho parlato e che ho intervistato nella stesura dell'Onform, l'occupazione di Porto Fluviale, che è un'occupazione che c'è dal 2003, quindi sono 19 anni, ha vinto uno dei il bando per accedere ai fondi di questo progetto PINQUA, per rigenerare appunto questo spazio, che però è uno spazio che la rigenerazione la sta già vivendo da un po' di anni, perché le persone che ci abitano dentro e che l'hanno occupato 19 anni fa hanno fatto di questo luogo un luogo creazione, creativo e di condivisione con la comunità e con il quartiere circostante. Questa foto ritrae Rosa, che è una delle abitanti di Porto Fluviale, con la quale ho chiacchierato a lungo e con la quale sono tuttora in contatto. Insomma, all'interno di questo porto, come loro si gli piace essere inseriti dentro la metafora del porto all'interno di una città, cioè di un posto dove si può attraccare e dove si può trovare riparo. Hanno costruito una grande quantità di attività che sono aperte al quartiere, sono gratuite. Si possono accedere a questa attività come questa foto qua all'interno del cortile. Si può accedere a queste attività come questa, che è invece una foto della circo officina, o come invece più avanti qua abbiamo la ciclo officina. Sono tutta una serie di attività che sono state create dagli occupanti di Porto Fluviale, che sono aperte a chiunque voglia usufruirne e farne parte, con solamente aggiungendo a queste la propria esperienza, dei materiali che servono per mandarle avanti. Chi vuole può mettere dei soldi che possono essere come un euro o 100.000. Non c'è una tassa di iscrizione, diciamo. La cosa interessante appunto è che questo esempio di rigenerazione è un esempio che lo stesso Careri, il professore di architettura, e gli stessi occupanti si augurano possa essere un progetto che dia il via all'apertura verso queste realtà che molto spesso vengono viste di malocchio dall'opinione pubblica, comunque, no? L'idea dell'occupazione come un luogo di persone che rubano la casa ad altri, che rubano l'elettricità, che sono antagonisti alla normale vita di una città, quando invece sono, in questo caso io ho scoperto essere invece una fabbrica creativa e che aiuta anche il quartiere, anche chi abita nel quartiere intorno al Porto Fluviale si è lasciato andare a commenti rispetto a questa situazione molto positivi, cioè evidenziando il modo in cui questo luogo e questo palazzo creino condivisione e convivenza all'interno del quartiere. Infine, questa è la porta gialla, è la faccia gialla che invita ad entrare nelle sue fauci. Questo è il portone d'ingresso, dove poi si entrerà nel cortile che abbiamo visto sia nella foto di copertina che poi nella foto successiva. Ho parlato con diversi abitanti di Porto Fluviale, la maggior parte dei quali abbastanza grandi, diciamo dai 50 anni in su, perché erano quelli che meglio mi riuscivano a spiegare il cambiamento che c'è stato all'interno di questo luogo fino ad oggi. Però mi sono chiesto, proprio perché quando ero piccolo ci passavo molto spesso davanti, come sarebbe stato
crescere dentro una condizione del genere, dentro una situazione del genere, che ha una forte, un fortissimo senso di comunità e di aiuto reciproco l'un con l'altro per riuscire a sopravvivere e poi anche a creare tutto quello che hanno creato. Allora, sul podcast ho deciso di, invece che intervistare e parlare con gli adulti, ho deciso di chiacchierare con un ragazzo che adesso ha 23 anni, però è a Porto Fluviale dal 2003, quindi dall'anno in cui è stato occupato, e qui è cresciuto da quando è arrivato. L'occupazione di Via Porto Fluviale, uno degli 83 immobili occupati di Roma, una comunità multiculturale, una grande famiglia fatta di 57 famiglie, tutta nella lotta per il diritto alla casa. Da piccolo, quando andavo da mio padre per un treno, passavo sempre a fianco di questo grande palazzo, vecchio magazzino d'armamento, che si affaccia sulla vetrina. Mi chiedevo chi potesse abitare in un magazzino di questo, come facesse soprattutto a viverci. Riuscivo a vedere il grande cortile nel porto. Una chiacchiera, delle persone, bambini che giocavano. Avrei sempre voluto entrare in quel cortile, avrei sempre voluto conoscere chi viveva lì. Chissà come deve essere stato crescere con un'occupazione, chissà come deve essere stato crescere a Porto Fluviale. Mi chiamo Malek, ho 23 anni, sono nato a Roma, ma di Marocco, e abito a Porto Fluviale da 2003. Oggi ho avuto l'occasione di parlare con chi giocava a palla in quel cortile, con chi è cresciuto in questa casa, così insolito, ma così affascinante. E diciamo che sono cresciuto in un mondo molto diverso da quello che riguarda magari l'esterno, cioè ciò che non riguarda l'occupazione o il movimento che non fa parte dell'occupazione. E l'aspetto positivo dell'occupazione è quello di crescere magari tutti insieme, cioè conosci persone, ragazzi, famiglie, e si crea questo legame dove tutti abbiamo un unico scopo, cioè quello di stare insieme e vivere pacificamente, ma soprattutto avere una casa, diritto alla casa. E diciamo che questo pensiero ci lega molto, nel senso, entrando in occupazione ci sono discriminazioni, non c'è razzismo, non c'è nessuna forma di appunto discriminazione. E questo fa sì che magari quando è piccolo hai problemi in scuola, problemi che magari fuori, comunque magari ti bullizzano anche, la prima cosa che pensi è: voglio solo tornare a casa. Una delle parti migliori, cioè una delle migliori parti, cioè una delle parti che ho vissuto è stata quando il terrazzo, quando abbiamo utilizzato molto il terrazzo, e diciamo lo utilizzavamo come una nostra base, la base dei ragazzi. Saliamo su e... Beh, peccato interrompere. Sì, è molto bello. Anche gli altri lo erano, però abbiamo i nostri tempi e io ringrazio appunto Filippo per il bel lavoro che ha fatto. Ringrazio tutti voi, oltre a Filippo, Rita, Stefano, Chiara, Marco, Francesca, Antonia, Francesca, Mattia, Arianna Egle, e poi a casa Laura e Giovanni per il lavoro che abbiamo fatto insieme. Abbiamo fatto un bel lavoro. Intanto avete trovato una storia, tutti una storia significativa, avete fatto dei miglioramenti impressionanti anche nella scrittura. Avete rispettato i tempi del lavoro, che è la cosa forse più importante, e soprattutto dal mio punto di vista pedagogico avete acquisito un metodo per fare dei reportage, un metodo che potrete migliorare ma usare in ogni ambito, che si tratti di Trieste, del confine con l'Ucraina, oppure di Montemario, di qualunque settore. Io vorrei però chiedere a Marina e a Maurizio se hanno qualcosa da dire, se possono venire qui, e così da concludere questa giornata di presentazioni dei long form. Marina, vieni di qua perché c'è la telecamera. Ma in realtà la cosa che colpisce, insomma, posso solo confermare quello che appena detto Giuliano Battistone, colpisce molto che tutti i reportage sono molto belli. Io
ho visto quello che avete mostrato qui e non ho ancora avuto modo di guardarli, di leggerli e ascoltarli fino alla fine, cosa che farò a questo punto, ma non solo perché è giusto farlo, ma anche perché mi incuriosiscono molto. Noto davvero come avete trovato delle storie tutte che ogni storia vale la pena raccontare, ma questa in particolare, cioè diciamo delle storie che intanto molto diverse una dall'altra, avete diversificato molto sui temi, questa è sempre una buona cosa, avete trovato dei temi non ovvi, tutti molto attuali, certamente dall'inquinamento all'accoglienza, il diritto alla casa, la rigenerazione urbana, l'arte, la criptoarte, tra l'altro molto... Ecco, avete trovato dei temi non ovvi e in cui avete messo grande curiosità e in cui suscitate grande curiosità a me. L'altra cosa che noto è che tutti, diciamo, no, in modo diverso, perché poi i temi sono diversi, però raccontate delle storie anche spesso molto individuali, dei casi individuali, personali, eccetera, però avete sempre fatto un lavoro, mi sembra di aver visto, anche di informazione generale, cioè ogni caso viene poi inserito in un contesto per cui non è solo una storia così particolare, ma è emblematica di qualcosa di più ampio. Insomma, siete riusciti a metterli così in un quadro, siete riusciti sicuramente a suscitare grande curiosità, per cui adesso me li guarderò tutti con grandissimo piacere, mi sembra che sia stato un ottimo lavoro. Sì, hanno fatto un ottimo lavoro, tra l'altro ho visto che c'è anche Pierpaolo Cito, che abbiamo ringraziato prima, ma che ci tenevo a ringraziare anche ora. Pierpaolo, ci sei, no? Perché sia diciamo il testo scritto per... aspetta per Paolo microfono. Che abbiamo presentato tutti i long form, presentato anche le gallerie fotografiche che sono il frutto del lavoro che hai fatto tu con i nostri ragazzi, per cui ti stavamo ringraziando. Sono stati loro a essere bravi, eh. Le foto sono molto belle e per gli spezzoni di podcast che abbiamo ascoltato anche questo reportage sonoro, perché non sono solo interviste, pezzetti di interviste, ma come Daria Corias ha spiegato molto bene prima, c'è stato anche un uso di appunto le interviste, il racconto in prima persona dell'autore o autrice e poi le atmosfere, i suoni, i rumori, le voci, eccetera, che fanno proprio una sorta di immagine sonora. Vero, vero, molto, molto efficace. Molto qui c'è Maurizio, che non so se da lì ti sentono. Vediamo. Devi venire qua. Perfetto. Anche per rimani, Marina. Vieni anche qua. No, ok. Sentivo di tutto. Non di quanto ti aggiungo. A chi lo dice? No, sai la cosa che mi ha colpito? Appena sono entrato, c'era Mattia, se non sbaglio, no? Che parlava. Ecco. Tutti coperti, difficile individuati, però occidenti, vedi, ecco, è proprio quello che volevo dire. Mi ha colpito anche i termini che utilizzavi, come se ci fosse un filone nuovo concettualmente. Anzi, se tu mi ripeti il termine, adesso non lo ricordo, ma il termine che ha utilizzato, che mi ha... è stato tuo, sai? Il metaverso, la criptoarte. Ma sai, tu non te ne rendi conto, ma c'è una tale miseria concettualmente in giro, che se tu compri un giornale d'arte e fai 50 righe sul metaverso, improvvisamente il giorno dopo tutti parlano del metaverso. Io non lo so, probabilmente è già successo questo, ma non, io non credo, perché non ho mai sentito
il concetto di metaverso. Non devi spiegarmelo, ma usalo, fanne un percorso, inventati una struttura, perché sono in realtà delle cose estremamente nuove, estremamente interessanti, che hanno poi una forza dal punto di vista concettuale. E sono rimasto proprio impresso dalla ricchezza che ciascuno di voi ha messo nel lavoro che ha fatto, che io non conoscevo. Cioè, io da questo punto di vista ho assistito ad una serie di lavori di approfondimento concettualmente molto interessanti che non conoscevo. E questo è un valore, cioè, ma è proprio un vero valore che bisognerebbe sapere utilizzare. Noi siamo sempre qui chiusi così, ma se c'è qualcuno che ha il coraggio di... loro sono andati in giro. No, ma di mettere in moto una macchina che non è il nostro lavoro, perché io preferisco chi fa la ricerca a chi fa la produzione, e voi avete fatto ricerca. Sono affascinato dalla ricerca che avete fatto. Immagino che se qualcuno prova a fare una produzione su questa roba, è un gran successo, perché avete tutti concettualmente provocato degli scenari nuovi, una visione diversa dell'esistenza, ma non me l'aspettavo proprio. Per me è una sorpresa e un grandissimo piacere. Non so se è un complimento oppure no, dire non me l'aspettavo. Certo, di noi lavoro fatti insieme. Ma la novità non è che ho fatto critica a nessuno, avete avuto una potenzialità di novità, non tu, che ti conosco. Ma anche loro, sono stati bravissimi, in effetti. Sono rimasto senza parole. Allora, visto che abbiamo fatto due ore quasi mezza di presentazione, non so se tra i docenti qualcuno vuole aggiungere. Io ne approfitto per ringraziare ancora Daria Corrias, per Paolo Cito, per ringraziare anche Jacopo Taviani, per ringraziare Alessandro Ciccarelli e ovviamente special guest, ringraziamento speciale va al nostro Giuseppe Cusignano, che è colonna fondamentale di questa scuola, e ci rivediamo presto. In bocca al lupo per i lavori che state facendo. Adesso si apre il nuovo lavoro collettivo attorno ai vostri lavori video. C'è qui Rubino, visto, per cui insomma ci passiamo la palla. Giulio, buon lavoro a tutti e grazie a chi ci sta seguendo e ci ha seguito. Io sottolineo che c'è tutto un settore sull'inchiesta che deve ancora fiorire, e quindi spero che si vengano poi a coagulare quei tre gruppi che dovranno produrre un'inchiesta. Ci conto moltissimo, veramente, quindi Giulio Rubino ci rassicura dal collegamento. Maurizio, tranquillo, botte di ferro, siamo pronti proprio. Anzi, giovedì ci vediamo per cercare di mettere a fuoco pochi progetti che dovete fare. Grazie a tutti, grazie. Diciamo che dalla premessa che abbiamo visto, la capacità di lavorare queste visto, non sarei deluso, direttore Maurizio. Non sono deluso, sono entusiasta. No, dico che non sarei deluso, vedremo sicuramente degli ottimi lavori. Bene, grazie ancora a tutti e arrivederci. Ciao. Grazie. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Grazie a tutti. Ciao, grazie.